Iniziamo. Poi me lo dico anche temporalmente, così almeno posso capire da dove tagliare in caso per YouTube, capito? Me lo dico così almeno Sì, iniziamo. so. Iniziamo. Allora, ragazzi, come al solito, Leggiamo non il stiamo qua a disclaimer. leggerlo tutto, direi, però. Vuoi leggerlo? Allora, ragazzi, disclaimer di questa serata. Ci siete, raga? Ci Allora, siete? Siete i pronti? contenuti riportati nel video potrebbero non essere adatti a persone estremamente sensibili a causa degli argomenti trattati. Consigliamo pertanto la visione a un pubblico tuo, adulto. Ricordiamo inoltre che non sussiste alcuna intenzione da parte nostra di sostituirci esperti del settore. Non siamo giornalisti d'inchiesta, criminologi, giudici o avvocati. Questi contenuti sono realizzati puramente a scopo di intrattenimento e di conforto, con Di la confronto, amore. confronto, con la volontà di fornire informazioni più possibili corrette e veritiere. Vi invitiamo dunque ad essere oggettivi, ma soprattutto gentili e umani nei commenti sotto al video. Fine. E questo lo Grazie. diciamo così almeno siamo a Ci posto. Di tuteliamo conforto. adesso. Di conforto a noi. Insomma. Ragazzi, ci siete? Che iniziamo un po' con l'intro di questo caso. Caso che non so se conoscete perché. Probabilmente tanti di voi, come me e E Tony, io. Eravamo eravate molto, piccoli. esatto, eravate molto piccoli, 2002. perché è un caso del 2002, quindi noi avevamo 8 8 anni. anni, però essendo di settembre, vabbè, insomma, tu praticamente quasi 9. Però Beh, io me sicuramente lo, non però so. ragazzi, io me lo ricordo molto, perché sai, è una di quelle cose che ti rimangono un po' impresse nella mente, quei casi, no, anche che ti ricordi il telegiornale, i servizi. E io me lo ricordo, mi ricordo bene il volto di Desiree, di questa ragazza che poi vedrete. Questa fotografia che ho messo anche, abbiamo messo anche nella copertina del video di YouTube. E mi ricordo la faccia di suo papà. Infatti, quando l'ho rivisto mi è venuto il flash. Perché suo papà è stato molto protagonista nel parlare con i giornalisti, eccetera. E mi ricordo forse anche che mia mamma era molto sconvolta per questa cosa Questo è Perché pesantissimo, raga, questo di era oggi. la prima volta che si parlava proprio di branco in una questione, un accaduto, diciamo, di tentato, in questo caso stupro, e che è sfociato poi in un terribile omicidio gratuito, vabbè, violenza comunque gratuita. Quindi mi ricordo che eravamo proprio sconvolti e soprattutto, ragazzi, eravamo sconvolti perché. Per la giovane età di Desiree, perché lei aveva solo 14 anni. E quindi è stato un caso, mi ricordo, che ha proprio sconvolto l'Italia, insomma, anche questo dal punto di vista mediatico, eccetera, eccetera, delle cronache. Quindi vi racconto un po' la storia. Ecco, tanti di voi state scrivendo: io sono nata quell'anno lì, io non ero nato, io non lo conosco, io avevo 2 anni, insomma, più o meno mi sa che tutti eravate molto piccoli. L'unica cosa che vi dico è che, ovviamente tutti i casi che abbiamo trattato sono stati molto forti, però vi dico questo, non lo Questo so, secondo me non c'entra essere donna, essere uomo, sì, magari da donna ovviamente un po' più, sai, ti immedesimi forse un po' di più, no? Però raga, è veramente nauseante, cioè ve lo dico perché se non ce la fate, non guardate questa serata, no, questo documentario io non l'ho visto. Non so come lo racconterà, non so come racconterà il momento in cui lei, il come purtroppo è stata uccisa, però è veramente tosto. duro e crudo, quindi sappiatelo, cioè volevo avvertirvi di questa cosa. E niente, quindi vi racconto un po' la storia, Grazie grazie, Martina, per la grazie sub, Martina. grazie mille. Adesso noi faremo questa intro e se vi sabbate vi ringraziamo Certo, dopo. Ve lo certo. diciamo Comunque subito potete sostenerci per tutta la così. Sì, live, ragazzi, abbonatevi, è eh. importante perché siamo riscesi molto Dopo un e grande dopo supporto un grande comunque per supporto. Sanremo Quindi anche. mi raccomando, raga, continuate a supportare, è importantissimo. Ciao, ciao a tutti quelli Ciao, che raga. stanno entrando. Allora, come vi dicevo, siamo nel 2002 e precisamente il 28 settembre. E la storia appunto di Denise, scusatemi, continuo a dire Denise, di Desiree. Desiree Piovanelli, uccisa a 14 anni dopo un tentativo di stupro da un branco di coetanei. Quindi oggi affronteremo un caso che non abbiamo mai visto prima, proprio perché c'è il tentativo di stupro, sfociato poi nella morte della vittima, però da parte di un gruppo, di un branco, diciamo così. Quindi in questo caso tratteremo proprio anche il tema del branco, no? Sì. Del gruppo, ok? E secondo me è molto attuale,
Perché l'ho scelto perché un po' perché Nazzi appunto l'ha trattato nelle sue due ultime gli ultimi episodi che ha fatto uscire con Indagini. Io già volevo trattare questo caso, te l'avevo già detto un Sì. sacco di volte. Quando ho visto che anche lui è uscito, ho detto vabbè, mi preparo, sento anche il suo podcast e lo facciamo. E un po' perché secondo me è molto attuale, dato gli avvenimenti anche purtroppo che sono accaduti l'estate scorsa a Palermo. Comunque questa questione del branco, dello stupro in branco Sì, che è tornata molto molto violenta, no? E quindi mi sembrava il momento anche di trattare un caso del genere. Allora, chi era, purtroppo, Desiree Piovanelli? Per gli amici Desi aveva tre fratelli e l'anno nel quale è morta frequentava il primo anno del liceo scientifico a Manerbio. Siamo in provincia di Brescia, ok? Siamo a Leno precisamente. Quindi lei aveva 14 anni, come dicevo, era piccolissima. Sì. Era nata in una famiglia di testimoni di Geova, possedeva un diario sul quale scriveva comunque la sua vita e aveva fatto una notazione, pensate, che con il senno di poi apparirà come un nero presagio di morte, perché lei su questo suo diario aveva scritto pochi giorni prima di morire: Nicola, uno dei ragazzi che contribuirà alla sua morte, è un ragazzo da non frequentare. Ah, mi Lei scriveva così: Nicola, il ragazzo al quale si riferiva, era proprio il suo vicino di casa. Quindi poi c'è anche questa componente anche di una conoscenza, capito, stretta tra le Sì. persone, cioè loro si conoscevano molto bene, cioè lei conosceva molto bene questi ragazzi, non erano degli sconosciuti, il che probabilmente non fa altro che peggiorare poi il Certo. tutto, no? Ed erano molto suoi vicini di casa. Lui e Nicola Bertocchi aveva 16 anni, praticamente tre dei quattro protagonisti conosciuti di questa storia erano minorenni all'epoca dei fatti. Nicola Bertocchi aveva smesso da tempo di studiare, lavorava come manovale in paese, ma nonostante lei scrivesse che è un ragazzo a non frequentare, perché c'era stato praticamente un diverbio tra questo Nicola e il fratello di Desiree, perché avevano fatto un incidente in moto e ho capito che le famiglie probabilmente avevano avuto delle discussioni, dei diverbi, e il padre, al di là del fatto della moto in generale, diceva a Desiree di non frequentare questo ragazzo Questa e i suoi amici. Però alle 14 di quel sabato 28 settembre sarà proprio questo Nicola ad attirare Desiree in una trappola mortale. Il pretesto fu la presenza di alcuni cuccioli di gatto appena nati presenti una cascina. in una cascina abbandonata chiamata Cascina Ermengarda, che impareremo a conoscere purtroppo molto bene. Desiree l'ha seguito fidandosi. Non poteva saperlo, ma ad attendere non c'era alcun gatto, ma solamente un uomo adulto e dei ragazzi che avevano, ragazzi, progettato, quindi è una cosa con premeditazione, avevano progettato di stuprarla prima e poi di ucciderla, o comunque si Madonna. presume che il progetto iniziale fosse quello di uno stupro di gruppo. Una volta giunti a destinazione, non solo Desiree si accorse di essere stata tratta in inganno, ma vide appunto i quattro uomini, tra cui Nicola che l'ha accompagnata con l'inganno, un altro Nicola Vavassori, detto Nico, Mattia Franco e Giovanni Erra, armati di coltello. Il piano inizialmente preventivato, quindi quello che vi dicevo, è successo nel 2002, quindi sono passati 22 anni. Il piano Madonna. preventivato all'inizio era quello, come dicevo, di uno stupro di gruppo, ma è praticamente andato in fumo subito, un po' per praticamente la totale inesperienza, chiamiamola così, dei quattro nel commettere poi un delitto, nel commettere un gesto del genere, no? Perché però magari nella loro testa se l'erano immaginato in un modo e poi Sì. ovviamente quando sei nella realtà è un po' diverso. E poi perché la cosa forse più dura da sopportare è che Desiree si è difesa con tutte le forze possibili e immaginabili che aveva in corpo e quindi lei ha resistito, ha fatto una resistenza tale al tentativo di violenza sessuale che loro si sono ritrovati, dico costretti nella situazione, secondo la loro testa, ad ucciderla. Quindi poi lo stupro non c'è stato, ma c'è stato direttamente Omicidio. l'omicidio. Ed è la cosa, quello che vi dicevo, molto dura da sentire poi, che lei
Cioè, purtroppo poi ci sono proprio, sono state trovate proprio le impronte delle sue mani, lei che cercava di scappare ed era quasi riuscita. Cioè, per un pelo lei non è riuscita a salvarsi. E per me è veramente una cosa atroce. E soprattutto perché lei fino alla fine ha avuto. Cioè, ragazzi, ricordiamoci che aveva 14 anni e lei fino alla fine racconta a Nicola, uno poi Di questi qua. Dei quattro, che lei fino all'ultimo gli ha urlato in faccia che lui le faceva schifo e le faceva pena. E questa cosa lui l'ha fatto impazzire, perché il tutto, come vedremo, nasce dal fatto che questo gruppo di ragazze aveva sviluppato una sorta di desiderio incontrollabile verso Désirée. E Désirée aveva sempre rifiutato questo Nicola, ok? Perché lui aveva fatto già delle avance. E qui è diventata un po' un'isteria di gruppo, no? Questo voler a tutti i costi Fare forzarla ad avere un qualcosa. rapporto Sì. sessuale o comunque accedere alle loro avance, no? Quindi è partito tutto da lì. E lei anche nell'ultimo momento della sua vita gli ha detto mi fai schifo, mi fai pena. C'è avuto questo Fino alla fine, incredibile, incredibile. sì, è assurdo. Quindi dopo non so qua raccontarvi come è avvenuto l'omicidio nei dettagli perché già se lo racconteranno direi che ci basta avanza. Comunque è stata uccisa a coltellate, poi varie, insomma, botte, pugni, eccetera. E cosa succede? Pianificano poi di inscenare lo stupro e praticamente la spogliano, la legano per i piedi e l'abbandonano in questa cascina. Naturalmente, e subito dopo 3-4 ore i genitori si erano già preoccupati. Perché voi direte, ma cosa sono 3-4 ore? Ma sapete come tante volte nei casi che trattiamo lo dicono ai genitori? È troppo strano, c'è cioè una ragazza come lei non avrebbe Sì, avuto sì, sì. motivo di non chiamare, di non avvertire. Ed era proprio inusuale questa sua scomparsa, Sì. questo suo essersi polverizzata. E quindi iniziano a pensare alle cose più gravi, no? E iniziano a fare le ricerche, ovviamente in lungo e largo, ma di lei non c'è nessuna traccia. Cosa succede? A un certo punto Nicola in quei giorni, forse subito il giorno dopo, non ci hanno messo molto ad arrivare poi a Nicola e piano piano Ha tutti gli altri. confessato? Praticamente Nicola, colui che l'aveva attirata, no, nella trappola, fece un errore che gli costò molto caro. Per depistare le indagini, inviava dei messaggi al fratello di Désirée utilizzando proprio il telefono di Désirée. E ovviamente gli inquirenti non ci hanno messo molto a A recuperare la fare geolocalizzazione dei messaggi e certo. sono presentati immediatamente a casa sua. E lui, No, vabbè, accompagnato credi. dal papà in caserma, ha resistito pochissimo, dopodiché è scoppiato in pianto, insomma, ha confessato. Sì. E da lì, ovviamente, poi ha fatto i nomi, eccetera, eccetera. La cosa grave, cioè la cosa ancora più grave. È che Giovanni Erra, il quarto del gruppo, era un adulto e all'epoca dei fatti aveva 36 anni. Esatto, Infatti non lo dicevi questa cosa qua. Quindi e pensate, era sposato, aveva anche un bambino ora piccolo. ne ha, se esiste, cioè c'è Sì, ancora, sta uscendo, ne ha l'anno prossimo esce dal carcere, per 50, quello poi vi racconterò. 56 ne ha. È stato condannato a 30 anni di carcere, ma adesso è in una comunità e l'anno prossimo probabilmente potrà già essere libero. Gli altri condannati, Bertocchi, Vavassori e Franco, hanno già pagato il loro debito con la giustizia perché ricordiamoci che da minorenne hai lo sconto, mi pare, di un Sì. terzo della pena. Erano stati condannati rispettivamente a 18 per Bertocchi, colui che poi in teoria ha eseguito in modo pratico l'omicidio, invece Vavassori 11 e 10 anni Franco. E loro hanno già finito appunto di scontare le loro pene. Sono andata a cercare un po' di notizie. Ho trovato solo un'intervista. Ovviamente loro, se voi cercate anche in rete, ovviamente c'era la protezione all'epoca perché loro erano minorenni. Non troverete nessuna foto, non ci sono interviste ovviamente in cui si vede il viso in video. Ho trovato solo questa intervista in cui uno dei tre, non ho capito se Nicola non si fa vedere, e lui continua a reputarsi innocente. Cioè, Ma quale continua. di due Nicola? Quello che ha Non portato? mi ricordo se quello che l'ha portato l'altro. Insomma, alcuni di loro continuano a dichiararsi innocenti dicendo che non c'entrano nulla e che non sanno perché gli altri l'abbiano coinvolto. Cioè,
è sempre un non prendersi le proprie responsabilità e scaricarle sugli altri. Stessa cosa, anche Giovanni Erra, il 36enne adulto del gruppo, ha sempre dichiarato di non essersi mai trovato in quella cascina, di esserci Ah, arrivato poi dopo a un certo punto di non aver ci trovato il credo. corpo di Desiree. Non ci credo. E lui ovviamente è stato quello che ha preso la pena Più più grande. grande, esatto, più lunga e sì, più dura. Pazzesco. La famiglia di Desiree si è trasferita, ha cambiato paese e il padre, che impareremo a conoscere, Maurizio Piovanelli, continua a ribadire, lui non ha mai smesso di ribadire il fatto che secondo lui troppe cose in tutta questa vicenda non tornano. Secondo lui c'è qualcosa che manca e lo ha sempre riferito in ogni intervista, sempre. Solo pochi anni fa, infatti, venne avviato un nuovo filone di indagine che era legato a droga e prostituzione minorile, con il coinvolgimento di persone importanti, come avrebbe detto un super testimone, che è però segreto, non si sa Ah, chi mi sia. sto male. Non è stato scoperto niente di nuovo, ma si era appunto indagato anche in questo filone di giro di prostituzione minorile che proprio nel Bresciano, ho capito, era abbastanza proficuo Sì. in quel periodo. E quindi il padre è sempre stato convinto che i giovani e Giovanni Erra non abbiano mai raccontato la verità per non coinvolgere, per paura di Certo. coinvolgere persone troppo importanti, non so Sì. se nel settore della politica o in altro, per paura sicuramente. E lui è convinto che loro dovessero essere pagati per rapire Desiree e poi Minchia. consegnarla a qualcuno proprio per questo giro di prossimo. Lui è convinto di questo, non, niente è mai No, non è mai stato stato appurato. accertato e quindi per ora l'unica verità che conosciamo è che questi ragazzi con delirio di onnipotenza, creato poi anche dal loro gruppo, dal branco, Hanno abbiano fatto. causato questa cosa. Ora Ok. cominciamo perché il documentario dura Dura. 1 ora e 20. Voglio ringraziare Ah, Chiara sì. prima. Chiara per la sub, grazie. E Grazie Bruchesi Chiara, per i 100. grazie Grazie mille. mille. Continuate ad abbonarvi tutto Sta quanto, per mi partire il raccomando. treno. Io Grazie vado ragazzi, solo. ciao, è chi è entrato adesso, scusate, sto raccontando l'intro. La cosa importante che dicevo, un aspetto che non avevo mai trattato prima, è proprio quello del branco, cioè anche mentre sentivo il podcast di indagini, c'era ovviamente una dottoressa che raccontava questo delirio, no? Che si sviluppa spesso anche solo in gruppo, cioè lei diceva... Probabilmente presi singolarmente non avrebbero mai commesso un reato così È solo una roba che efferato. hanno fatto. E soprattutto in gruppo, quando uno inizia a pensare questa cosa, inizia, magari tu lo dici, no? Inizia a pensarlo, poi inizia a dirlo a voce, a parole, e poi ti senti la forza di metterlo in pratica. Perché? Perché essendo in gruppo è come se tu avessi uno scarico di responsabilità, Sì, cioè ho perché non sei capito. l'unico, no, che lo sta Sì. facendo, e quindi ci sono questi Dice, effetti del vabbè, lo facciamo tutti branco. insieme, allora è meno. C'è una deresponsabilizzazione proprio delle azioni secondo i soggetti che appartengono appunto a un branco che poi decide di commettere questo tipo di violenze. E niente ragazzi, quindi poi arriveremo al processo, parleremo poi ancora un po' di Buonasera, chi sta vi entrando? racconterò ancora un po' di Giovanni Erra, che appunto l'anno prossimo dovrebbe uscire, dovrebbe tornare libero. Quindi se ci siete ragazzi, Possiamo iniziare, grazie di aver grazie. ascoltato nell'intro. Ciao a tutti quelli che stanno entrando, direi cominciamo. Devi iniziare. Spero vi sia tutto chiaro. Insomma, possiamo Andiamo. andare. Desiree era uscita di casa intorno alle 15:30, doveva recarsi da un'amica che abitava poco distante, circa 300 metri. E da allora non avevano più avuto notizie. C'è qualcosa di particolare in questa scomparsa, eppure è scomparsa da 3-4 ore, non di più. Era una specie di incubo alla fine, perché si scopriva sempre qualcuno. Diciamo, non è stata un'indagine semplicissima. Grazie a me. Ci sono Troveremo testimonianze proprio delle impronte di sangue delle mani e delle dita, che proprio danno la dimostrazione di un primo contatto e della volontà forte di sopravvivenza, di rialzarsi per scappare.
Questa è un po' la logica che domina il branco, come se ci fosse un po' una contaminazione, soprattutto rispetto a queste azioni che non possiamo definire in altra maniera se non utilizzando una parola molto semplice: il male. La percezione è che il paese sappia, che Lino sappia molto di più di quanto sia uscito, però c'è un po' questa tendenza all'omertà. Per avere un perdono questi personaggi devono anche pentirsi seriamente e cominciare a dire tutto veramente e non nascondere certe cose. Io me lo ricordo lui. Io no, proprio... Mamma mia, deve essere una roba, questa è proprio di un... Ho avuto notizie. Questo documentario di quando è? Fine 2022. Sono passati 20 anni, sembra ancora ieri. Veniamo avvertiti attraverso i canali soliti che è scomparsa una ragazza a Leno. Leno è un paese che si trova a 30 chilometri dalla redazione. E stranamente convergiamo un po' tutte le testate in questo luogo. Misteriosamente sentiamo, forse il sentire, il sesto senso del mestiere, che c'è qualcosa di particolare in questa scomparsa. Eppure è scomparsa da 3-4 ore, non di più, all'età di 14-15 anni, si può pensare a un piccolo amore adolescenziale, certo, sì. A una fuga per una stanchezza di rapporti con la famiglia, certo. Eccetera. Ma questa ragazza, Desiree Piovanelli, è tra le più brave a scuola, è diligente, è obbediente a una famiglia che ha una sua severità molto precisa. Non sapevo cosa pensare. Sapevo che non era scappata, lei perché era non l'avrebbe mai fatto. Però lo speravo. Non so se quella da cui doveva andare... Non riuscivo a capacitarmi del fatto che lei fosse scomparsa. Perché lei... Sì. Jessie. Tornava sempre a casa. Sempre. Quindi non... Non mi ero fatta nessun tipo di idea, anche perché se avessi iniziato a farmi delle ipotesi, erano tutte troppo brutte e quindi non pensarlo non lo rendeva reale. Noi ci siamo subito attivati. Desiree frequentava la prima classe del liceo scientifico. Era una ragazza assolutamente solare, senza nessun problema. Aveva da poco tempo un fidanzatino e non c'era nessun motivo per attribuire questa scomparsa a qualcosa di meno grave. Sì, una delle prime persone che sentiamo per avere delle notizie, da quanto tempo non la sentiva, era questo fidanzatino, che è molto giovane come lei, forse più grande di un anno, che abitava in un paese del Cremonese. Quindi questa è una delle prime persone che contattiamo, che ci dice che non ha sentito Desiree. Loro erano soliti salutarsi durante la giornata, anche con dei semplici squilli, ma lui non l'aveva più sentita. E non era stato in grado di fornirci nessuna indicazione. L'amica non l'aveva mai vista arrivare a casa sua, quindi sostanzialmente Desiree era scomparsa in un raggio di 300 metri. Pensavo un po' di tutto, sono arrivato anche a pensare che l'avessero portata via qualcuno, che qualche personaggio l'avesse portata via, caricata in macchina, perché era una bella ragazza e sicuramente, come sappiamo, c'è persone che fanno quelle cose lì. Furono indagini complicatissime, emotivamente anche molto, molto provanti. Avevamo questa attenzione dei mass media ed sono stati bravissimi i carabinieri, perché noi siamo riusciti a fare l'indagine praticamente tutta la sera. La mattina i carabinieri riscontravano una serie di cose e la sera io andavo in caserma a Verola Nuova e facevamo attività istruttoria. La vicenda nasce come sono nate tante scomparse di minore, quindi c'è l'allarme della famiglia, c'è un padre che si mette di fatto subito a disposizione dei giornalisti per lanciare l'appello, però nelle prime ore, nei primi giorni si pensa anche ad un allontanamento volontario, c'è un'ipotesi di un sequestro. Io lancio il solito appello. Presunto rapitore, penso che
se mi sta ascoltando. Dopo quanto tempo? Voglio credo dirti. Qualche giorno dopo, sì. Appunto, pensaci su, fatti un esame di coscienza. Te lo dico ancora una volta. Molla Daisy, perché stai facendo soffrire molte persone, stai facendo soffrire, penso moltissimo, la mia Desiree. Mamma ragazzi. Sì, io mi ricordo proprio la dignità di questo. Ti ripeto, fatti un esame di coscienza, che stai facendo una cosa lucida, molto malvagia. Mi rivolgo a Desiree se può ascoltarmi. Sai che ti vogliamo tutti molto bene, tutti, anche i tuoi vicini ti vogliono molto bene, i tuoi amici. Pensa ai tuoi vicini, ti vogliono tanto bene. Tutto il paese bene. Di Lento ti voglia bene. Ti vuole bene. Pensa col senno. Sì. Spero di vederti presto. Ragazzi, pensate col senno di poi ascoltare questa frase che lui dice: i tuoi vicini ti vogliono bene, bene sono stati i tuoi conoscenti con cui giochi sempre, e sono stati loro ad ammazzarla, cioè. Mamma raga, agghiacciante. Sì, agghiacciante. Nessuna traccia di Desiree Piovanelli, nessuna traccia. E noi al mattino presto siamo tutti lì in via Romagna, la via che poi risulterà essere il teatro in 200 metri quadri di tutta la tragedia. Ancora nessuna notizia di Desiree, la 14enne scomparsa sabato scorso a Leno in provincia di Brescia. Era uscita nel pomeriggio dicendo che andava a giocare a casa di un'amica, dove non solo non è mai arrivata, ma non era nemmeno attesa. Per il momento gli investigatori stanno studiando il diario della ragazza in cerca di qualche indizio. Si escluderebbero solo l'ipotesi. Perché secondo me sapeva già che era una. Sapeva che suo papà si sarebbe arrabbiato, magari, esatto, a pensarla in giro con questi qua. Sì. Sì. Ipotesi del sequestro a scopo di estorsione, dato che la famiglia di Desiree ha un normale tenore di vita. Quindi dicevano, ma come, perché l'hanno rapita, no? Scusa, il 28 è scomparsa, il 29, questo giorno dopo, giusto? Il 29. La mattina della domenica, sul cellulare del fratello di Desiree arriva un SMS. Dal cui testo si capisce che Desiree. Ma quindi praticamente i carabinieri, c'è tutta sta roba di giornalisti, sta folla, tutte queste dichiarazioni sono state fatte tutte in un giorno? Dal pomeriggio. Dal pomeriggio e scompare. Comunque vedi, erano giornalisti di poi dintorni. Settembre, non so, stavo pensando a lui che faceva la dichiarazione, c'era il tramonto. Sì, vuol sì, dire, secondo me hanno fatto tutto. Cioè, sai che a settembre comunque il sole scende un pochino più tardi. E quindi magari, cioè, sto pensando, cavolo, tutto in un giorno praticamente. Trova con Tony, quindi con il fidanzatino, e dice alla famiglia: non voglio tornare a casa, sto bene con lui, non vi preoccupate. Ma allora avevano già sentito subito Tony. Che si tratta di un messaggio per depistare le indagini, ed era stato sicuramente inviato da una persona che molto probabilmente sapeva qualcosa su Desiree Piovanelli, ed era sicuramente una persona che non era molto vicina al nucleo familiare di Desiree, perché altrimenti avrebbe saputo che Tony era in caserma con noi e quindi non poteva assolutamente essere in compagnia di Desiree. Certo, beh, per parlare. La svolta di indagini arriva con questo messaggio che viene ricevuto dal fratello di Desiree. Inizialmente si erano messi gli occhi anche sul padre di Desiree, ma anche quello è naturale in un indagine, anche perché quando nell'ipotesi del sequestro il telefono del padre di Desiree aveva agganciato delle celle telefoniche in diverse zone della provincia di Brescia, quindi avevano fatto pensare per un attimo a degli spostamenti anomali. Poi cade tutto quando il fratello Desiree riceve questi messaggi. Esatto. Dal numero del mittente riusciamo a capire che si tratta molto probabilmente di una cabina telefonica, una cosa che all'epoca poche persone conoscevano. Cioè, messaggio dalla cabina telefonica? E che consentivano di inviare attraverso il tastierino alfanumerico sia degli SMS e addirittura dei fax. Qui non dal telefono, amore. Però riusciamo a capire che il metodo di pagamento di questa prestazione telefonica è una scheda prepagata a scalare. Scopriamo che la cabina telefonica dalla quale è stato inviato l'SMS si trova a pochi metri dall'abitazione di Desiree Piovanelli. No, beh, follia. Tutto ci interessiamo con la società telefonica per capire se c'è un modo per conoscere la storia di questa scheda telefonica. Noi, accertando l'intestatario della scheda,
scopriamo che la scheda era una persona che assolutamente non aveva niente a che vedere con quel contesto, che però aveva smarrito la scheda in questo camping a Jesolo ad agosto. Cioè, qui la scheda di adesso vedete di come agosto, come ma scusa, ma quindi perdonami, come sembrava quasi veramente ancora più premeditata da tempo. No, no, non è stata premeditata la cosa della scheda, ma come risalgono la scheda, Nicole, cioè dopo troveranno l'elenco dei clienti di agosto di questo camping e vedranno che c'è la famiglia di Nicola con Nicola. No, vabbè. E quindi vanno a casa sua e troveranno la scheda rubata. Quindi lui era in giro, avrà tirato su sta scheda, nel senso che la trovi per terra, la prendi. Dici, come faranno mai ad arrivare con la scheda telefonica? E lui ovviamente in quel momento poi gli è servita, no, di necessità. Certo. Capito? Ci siete ragazzi, state seguendo? A quel punto cerchiamo di contattare i proprietari del camping per verificare quali nuclei familiari in quel periodo alloggiassero presso questo camping. Esatto. E lì sostanzialmente il cerchio si chiude. 3 ottobre, quindi poco dopo, pochissimi giorni. Sì. Settimana. Acquisito questo importante elemento, sì, capiamo che forse a Desiree è accaduto veramente qualcosa di grave. Era un po' una lotta contro il tempo, quindi noi, sia noi investigatori che i magistrati, capiamo che molto probabilmente non abbiamo molto tempo per agire e decidiamo la notte stessa di andare a perquisire l'abitazione di Nicola, un conoscente di Desiree, un coetaneo, aveva 16 anni, Nicola. Nel corso della perquisizione, nel suo portafoglio trovi il figlio. Ed è proprio qui, è quando rimarranno da soli, che lui cede. Sì. Li facciamo incontrare e lì Nicola, forse alla vista del padre, è crollato. È crollato, si è messo a piangere, ha detto l'ho uccisa io, è in cascina. C'è stata una tragica svolta nella vicenda della ragazza scomparsa da sabato nel Bresciano. Desiree Piovanelli, 14 anni, è stata trovata uccisa a coltellate in una cascina e proprio a pochi metri da casa. Mamma, vengono i brividi, ragazzi. A pochi metri da casa. Pochi metri, C'era lì. Ad un certo punto Nicola crolla e dice la ragazza l'ho uccisa io, cioè, poteva la ragazza scappare in cascina, casa, per dire. Riferendosi alla carcina Ermengarda, una cascina dioccata sita a poche centinaia di metri dall'abitazione, cioè, di Desiree. No, questa roba è 100 metri dall'abitazione. Alle 7:30 di mattina noi assistiamo casualmente e per la fortuna del cronista, non so come si chiami, se è sfortuna o fortuna, sfortuna sentimentalmente e fortuna professionalmente, all'arrivo dei carabinieri che incominciano a perlustrare questa cascina vuota che è la fine della civiltà contadina, questa ultima cascina, no? Ermengarda. Vanno al primo piano e al primo piano scoprono, dico, le prime tracce di non questa vede, sconvolgente spero, no? Storia. Saliamo al primo piano, una cascina completamente diroccata, la copertura ormai era inesistente, quindi anche il pavimento era assolutamente sporco, non c'era illuminazione e non era possibile neanche rilevare ad un primo accesso tracce così evidenti di quello che era accaduto. Si poteva Perché notare solamente il segno di un trascinamento, il trascinamento di un corpo che dalla finestra di questa stanza si dirigeva verso... Perché cosa succede? Aiuto. Che lei, l'ultimo tentativo di scappare è stato dalla finestra. A un certo punto lei scende, non riesce a scappare dall'entrata, risale correndo, cerca di lanciarsi alla finestra, lì lui la prende e dà praticamente il colpo di... che sarà mortale, insomma. Una parete, che inizialmente sembrava semplicemente una parete, in realtà in questa parete era realizzata una porta scomparsa che consentiva di accedere a un piccolo vano e lì purtroppo troviamo il corpo senza vita di Desiree Piovanelli. La scena del delitto è stata la scena più brutta, più terribile che io abbia mai visto.
ormai in tanti anni di professione. Brutto per il contesto, questa cascina abbandonata, tutte queste tracce di sangue che c'erano, perché era una, la cascina parlava, quell'immobile parlava. La ragazza è riversa a bocconi, non ci sono i pantaloni, non ci sono le scarpe e non c'è la cosa poteva renderla felice nella vita. Una ragazza molto simpatica, bella, come si vede dalle foto, e sempre attenta anche ai problemi degli altri, perché lei era molto altruista e sempre disposta a voler aiutare le sue amiche, i suoi amici, le altre persone. E questo faceva di lei una persona con un buon animo. Era speciale, era una persona che si trova raramente, di quelle persone che ricordi per i fatti, per ciò che fanno, perché prima di se stessi ci sono le altre persone. Desiree era una ragazza solare, non l'ho mai vista triste. Era altruista e lei era una di quelle persone appunto che anche se non la cercavi lei comunque veniva a suonarti il campanello. Lei è sempre stata vicino a tutti praticamente. Io il giorno prima del fatto Desiree la mattina è venuta a suonarmi come faceva spesso, quindi semplicemente per fare magari una chiacchierata o una camminata. Cioè poi camminata ti ricordi queste cose, no? Parlando del più... Sì, ma io ragazzi, roba... il pensiero di lei a 14 anni da sola in quella cascina con queste persone... Cioè, con proprio, questo qua di poi avere, grande, e poi 36 sai cosa? C'è cioè, una colluttazione che comunque è durata anche un tot di tempo, capito? Sì, cioè sì, in cui sì. Tu e lei non poteva sai, fare cioè, niente. Ti stai rendendo conto, anche se sei hai 14 anni, che cioè, stai, per sì, per morire. Stai per morire, comunque essere violentato, comunque che ti sta capitando qualcosa di davvero brutto. Cioè, quella è la cosa che più mi devassa, capito, no? La consapevolezza poi di quello che stai anni, vivendo, capito? Cioè, a 14 anni. Cioè, che la tua vita a un certo punto, in un secondo, diventa un incubo. Cioè, e ti ritrovi in questa situazione con questo qua di 36 anni, magari lei che, non so, magari mi immagino lei che magari chiamava questo qua adulto, magari diceva, ma non mi puoi aiutare, cioè, capito, mi immagino sì. La disperazione, no? Oh. Del meno. E anche questi ragazzi. La ragazza uccisa nel Bresciano dopo la confessione, il sedicenne di Leno è stato accusato di omicidio premeditato e la madre della vittima lancia un appello, fate qualcosa per questi ragazzi. Ci pensava da tempo, forse aveva organizzato tutto, certo aveva telefonato a Desiree per darle l'appuntamento ed aveva comprato in un supermercato il coltello da cucina, 20 cm di lama, con il quale ha colpito la ragazza 4 volte. L'accusa dunque per Nicola, il muratore sedicenne, è omicidio. C'è di incubo alla fine, perché si scopriva no, sempre vabbè, qualcuno. Ma poi si è stata un'indagine semplicissima. Capito? Interroghiamo subito Erra, che ammette, sì, di conoscere questa ragazza, che questa ragazza le piaceva. No, beh, non ammette assolutamente folle l'omicidio e anzi riferisce di essere stato in casa per tutto il pomeriggio del giorno della scomparsa. Le audizioni di Erra si ripetono. Erra inizia con delle nuove versioni. Ammette di essere stata a conoscenza dell'uccisione di Desiree, perché il giorno successivo all'omicidio da solo si era recato presso la cascina del Mengarda e dopo aver salito le scale aveva visto il cadavere. Però non ha chiamato al centro nessuno, della stanza, ma si era spaventato talmente tanto da fuggire e non far parola con nessuno di questo. Mamma mia, ma guarda quante cagate Nicola puoi dire poi. E Mattia sono gli unici due che confessano l'omicidio. Nicola si assume la responsabilità anche di aver materialmente ucciso Desiree a coltellate. Mattia colloca poi le altre persone, quindi Nico e Giovanni Erra. Nico nega e ha sempre negato, ecco, anche a distanza di anni. È stato questo qua, Nico l'altro. Esatto, ha sempre negato la sua presenza, non solo la partecipazione, proprio la presenza
Oltretutto la famiglia, boh, le ha fornito anche questo alibi, ma non è stato mai accertato. E comunque è stato poi condannato, ma lui anche adesso che è uscito le ha sempre negato. Io non so. Ecco, di questo Nico, cioè, allora da una parte dico perché questo Mattia avrebbe dovuto tirare in mezzo anche questo Nico se lui non, cioè, se non ci fosse stato... No, infatti bisogna... è strano. Dall'altra parte non so. Di esserci stato la cascina Ermengarda. Giovanni Erra inizialmente dice di non essere stato alla cascina Ermengarda se non la domenica pomeriggio per un presentimento di aver visto il cadavere, poi di aver voluto comprare del vino per ubriacarsi e cancellare quello che aveva visto. Dai. Poi durante lo stesso interrogatorio si ferma e dice no, che effettivamente era già andato il sabato pomeriggio, ma delitto già è già avvenuto. Sta di fatto che questo unico adulto pensa bene, dopo aver visto un cadavere di una ragazzina distrutto da 33 coltellate, 33. Di non denunciare, ma di andare a passare la serata in un night. No, vabbè, cioè anche sta cosa è proprio da schifo proprio. Tre ragazzi, apparentemente normali, di quelli che frequentano le piazze e i bar di una ricca provincia. Tre ragazzi che però in realtà vivevano forse in una condizione di emarginazione, in una sorta di povertà culturale. C'era Nicola, amico d'infanzia di Desiree, ma prevalentemente amico di Ivano, suo fratello. Un ragazzo che conosceva Desiree sin da quando erano bambini e probabilmente proprio durante l'infanzia aveva già coltivato una sorta di interesse per questa ragazzina bellissima. Poi c'era Nico, che era stato introdotto in questo gruppo assolutamente particolare, forse strano per la sua composizione, da un'altra persona. Anche lui svogliato, poco attento allo studio, assolutamente non incline alla partecipazione alle attività scolastiche e in generale l'elemento che mancava in tutta questa situazione era proprio un vero e proprio centro di aggregazione. E infine Mattia. Un altro ragazzo che faceva quasi da sfondo, sembrava quasi un elemento di contorno rispetto a questa triade molto particolare. Quindi infatti loro raccontavano che loro tre erano molto uniti tra di loro, ma molto ai margini invece dell'altra società, del resto della società giovanile di quel paese, capito? Sì, stanno solo da soli, stanno tra di loro. Invaghito della povera Desiree, erano vicini di casa, sono stati per un certo periodo compagni di scuola, però a un certo momento i rapporti fra i due si interruppero proprio in quanto c'era stato un episodio nel corso del quale Nicola era stato accusato da parte del fratello di Desiree di aver comunque provocato un incidente con il motorino e che quindi l'avessero definito come una persona poco affidabile, ecco, e sicuramente già da lì si è creato un po' la crepa. Esatto. Nicola, so che ogni tanto faceva botte con lui. Lui poi con una freddezza così. Desiree non mi ha mai parlato di questi tre ragazzi. Io so che faceva la babysitter appunto al figlio di Erra. Quindi... Sì ragazzi, perché no, c'è anche questo elemento. Questo non lo sapevo. Lei ha curato anche a volte il figlio di Erra. Non ci credo. Capite? E quindi no, probabilmente lui ha sviluppato anche lui questo interesse assurdo. Malato. Ma lei era bellissima praticamente. Sì, 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 beh, si vede. No, era una bella ragazza. Lo dico, a qualsiasi persona che vedeva rimaneva estasiata. Lui ha 36 anni, vuol dire che hai comunque anche un po' di problemi. Dei problemi, forse certo. A limitarti nei tuoi, come posso dire, stimoli comunque, per amor di Dio. Poi una persona può essere anche bellissima, però tipo a un certo punto la tua testa famiglia, dovrebbe cagare. Avere dei filtri per cui dico, sì, però c'ho 14 anni, potrebbe essere mia figlia. Esatto, questi impulsi. Non so cosa possa scattare nella testa di una persona, non lo so. E quindi lei, sì, c'è anche questo elemento che ho sentito anche nel podcast, che lei ha curato alcune volte il figlio. Dell'unico maggiorenne del gruppo, però non me lo sarei mai aspettato, ma penso che nessuno si aspetterebbe una cosa del genere, soprattutto dal vicino di casa, a cui la figlia fa la babysitter. Tutti i vicini, cioè, tutti. È stato un fulmine a ciel sereno. Non te lo aspetti da nessuno. Soprattutto la maggior ragione. La rabbia che
che hanno avuto, no, nel raga, farlo. Roba. Ma infatti questa da rabbia vomito, che sembra proprio un... Proprio sfogare anni e anni di... Di frustrazioni, di rifiuti, capito? Cioè, raga, da 33 parte... coltellate e hanno tagliato pure la... Cioè, ragazzi, una roba da... E da, anche mantenere... Da animali. Il silenzio per i giorni che passavano... Io non riuscirei, cioè, non mi immagino neanche come possa una persona far male a un'altra e non dir nulla. Non provare neanche a salvarla, perché alla fine non era una persona che lo stava facendo. Erano in quattro. No, raga. Ma questo R ha detto che era in carcere, alla fine è ancora in carcere. Il loro mondo era rappresentato dal comune amore, da quanto ricordo, per il calcio, dal girare il motorino, dal frequentare l'oratorio. Era un gruppo molto ristretto che non godeva nemmeno della simpatia, non erano nemmeno particolarmente aggregati, erano molto aggregati fra di loro, ma non erano molto socializzati rispetto al resto del paese. Quello che dicevo prima. Sì. I tre ragazzi, come succede normalmente in quella fase dell'adolescenza, avevano necessità del gruppo per sentirsi coesi tra loro, più protetti dal timore che deriva dall'affrontare un mondo che ancora non conoscono in maniera completa. E perché poi tutte queste cose sono acuite dall'età, perché ricordiamoci che loro hanno il pieno dell'adolescenza. Certo. Quindi questa questione del branco diventa ancora più certo. Forte. Ma la cosa che ci colpisce è proprio relativa all'idea o al pensiero di come questi ragazzi avrebbero potuto agire se non fossero stati insieme. Cioè, la domanda che ancora oggi ci poniamo è: ma singolarmente ognuno di loro avrebbe fatto a Desiree quello che in quel pomeriggio è stato fatto all'interno della cascina? Beh, forse dobbiamo pensare di no, perché questa è un po' la logica che domina il branco, come se ci fosse un po' una contaminazione, soprattutto rispetto a queste azioni che non possiamo definire in altra maniera se non utilizzando una parola molto semplice: il male. Si inserisce in questo gruppo la figura di questo adulto, di questo giovane adulto, che era una persona a sua volta molto fragile. Però probabilmente lui trovava gratificante, per lui che aveva delle difficoltà a trovarsi un suo spazio in un contesto di adulti, si sentiva accolto. Andava lì perché per è il boomerone che andava a parlare con i giovani. È per quello che dico, una persona di 36 anni, allora non è che non puoi conoscere dei ragazzi più piccoli, per amore di Dio. Però in questo caso diciamo che i fattori sono altri. Cioè, in questo caso Giovanni era già problematico di suo. Insomma, non riusciva a socializzare, avere delle relazioni normali magari con persone vicine alla sua età, e all'interno di un gruppo di ragazzi invece che avevano la metà dei suoi anni poteva fare un po' il capetto, cioè lui era un leader, sì, no? Sì, cioè, sì. E solo con loro lo poteva fare. Molto in questa piccola gang di ragazzini che lo avevano un po' idealizzato, l'avevano fatto il loro idolo. Esatto, li manipolava, certo, Rose, esatto, lui era diventato un po' il leader, l'idolo. Loro, no? Sono comandati da Giovanni R, il quale sembra che venda anche... Quindi... Droga. La... No. Bugia... No, ah, no. Di no, aver pensavo... avuto... No, pensavo che magari in tutto questo ci fosse anche... Pensando che R è stato l'amplificatore dei vari sentimenti, sì, sì, certo. Anche di Nico, del primo Nico. Esatto. Che quindi nascono prima da cioè R ha praticamente... Ha spinto, cioè tu da adulto si è trovato con Nico nel provare la stessa cosa, no? E poi li ha spinti a fare questa roba. Ma tu qui. Dico tu da adulto ovviamente hai degli strumenti in più, no, rispetto a loro. Lui certo. Aveva degli strumenti in più per capire la realtà, certo. Ok? Il problema è che qua lui questi strumenti non li ha messi in atto, o li ha messi in atto per fomentare questo odio, questa frustrazione nei confronti di questa ragazza che li rifiutava, che non li voleva. Non voleva avere rapporti con loro. Da un lato anche una sua frustrazione personale, perché magari il fatto che c'è un gap d'età, piaceva veramente c'era un gap d'età, sapeva benissimo che non poteva avere certo. Desiree,
Quindi è anche quello, cioè tutto un insieme. Sì, un avvicinarsi a lei tramite loro, sì, e manipolare loro. Poi, sì, poi, secondo me, comunque fino a un certo punto, perché non è stata poi tutta colpa mente di Erra, perché anche 6-16 anni questo ha preso in mano il coltello e a lui materialmente certo, compiuto e l'omicidio. Tutti insieme poi si sono fomentati, no? Porti con Desiree, cosa che fa scaturire un desiderio. È un principio di vendetta per Nicola e un desiderio per gli altri. Quindi tendono a ragionare intorno a un agguato. Come possiamo portare in un posto solo, in un posto unico, Desiree con tutti noi presenti? L'hanno premeditato. La cascina Ermengarda è quel torbido sfondo in cui è avvenuto l'omicidio. Ma come è arrivata lì Desiree? Beh, è stata attirata da Nicola con una scusa, la scusa più sciocca per una ragazzina di 14 anni che amava gli animali e che era incuriosita dal bene più prezioso, quello della vita. Infatti le era stato raccontato che proprio all'interno della cascina si trovava una cucciolata di 3 gattini appena nati e la ragazza, piena di gioia, ovviamente si era recata lì per vedere, senza sapere che ad attenderla avrebbe trovato tutt'altro. Avrebbe trovato Nico, avrebbe trovato Mattia e avrebbe trovato una terza figura, quella di Giovanni Erra. La situazione di Erra, anche se lui era un uomo estremamente problematico e fragile, però assume importanza e probabilmente ha avuto il significato di un leader carismatico nel contesto di questo gruppo, perché lui era molto più adulto del certo, gruppo dei tre certo, adolescenti. Nonostante perché di lui non aveva, la struttura, lo spessore umano. Vabbè, per poter essere un leader al di fuori di un contesto di ragazzini molto giovani. La macchina, le cose, i soldi. La personalità di Giovanni Erra viene descritta dallo psichiatra che lo perizierà all'interno del carcere come connotata da tratti di infantilismo, ma quello che ci colpisce particolarmente di quest'uomo è proprio il fatto che abusasse di alcol, addirittura sembrava tenesse delle bottiglie sotto il sedile dell'automobile, aveva abusato di vari tipi di droghe e comunque trascorreva molto tempo con questi ragazzi che anagraficamente erano molto molto distanti da lui. Era difficile fare una conversazione logica e con domande e risposte pertinenti con Erra, proprio perché aveva questo atteggiamento così costantemente volubile, variabile. Cioè. Ma non ha neanche mai dimostrato, questo me lo ricordo perfettamente, un vero pentimento su tutto quello che era successo. Sì, un minimo perché rimorso. In fondo la colpa più grande di Erra, quando anche si fosse reso conto che la situazione era degenerata rispetto a quello che aveva immaginato lui, però lui poteva fermarli e lui non li ha fermati. Certo. Certo. Il cerchio è chiuso, ne sono convinti gli inquirenti. L'ultimo tassello, l'arresto nella tarda serata di ieri del quarto uomo, Giovanni Erra, 36 anni, artigiano, sposato, un figlio ancora piccolo, casa proprio di fronte a quella di Desiree Piovanelli, sempre a Leno, sempre in Emilia Romagna. E lui, l'adulto che... Cioè, ma voi immaginate casa di fronte a Desiree... No, e magari l'hanno anche visto in quei giorni, capito? Magari lui è anche andato... Che so, a fare le condoglianze comunque. No, sì, ragazzi, sì, è terrificante. Comunque, sì, sì. Ginny cosa scrive? Voi scherzate, ma c'è uno nel paesino qua che è molto simile a questo individuo. La prima birra la prende alle 9 e l'ultima alle 23. Ci prova con le ragazzine, sta con i ragazzetti. Di solito, se parli con gente della sua età, dicono che con lui non ci fa un discorso dritto. Lo so, vabbè, Ginny, nei paesi. Nei paesi. Può capitare, possono capitare queste figure. Però qua. Erra comunque non era uno che era una persona che aveva anche un lavoro, aveva una famiglia, aveva un cioè non è figlio quello piccolo, che vedi nel bar capito a caso, che tu dici lì, che non ha una strada, famiglia, no? Esatto, cioè è un altro discorso, cioè è ancora più grave. Sicuramente sarà andato a trovarlo, perché essendo di fianco, sì. Gli investigatori cercavano da giorni, convinti da sempre che i tre ragazzi già arrestati per il massacro di Desiree non avessero potuto fare tutto da soli. Il suo, dicono, un ruolo centrale. Di lui si fidava, non così di Nicola, il muratore sedicenne, già in carcere insieme agli altri due suoi amici, Nico e Mattia. Nicola
Mattia e Nico e Giovanni Erra erano sostanzialmente tutti e quattro a loro modo innamorati di Desiree. Nicola era probabilmente il più ossessionato, conosceva bene Desiree, abitava nella casa davanti a quella di Desiree, ha frequentato le medie nello stesso istituto scolastico, certo, e ha sempre avuto come obiettivo questa ragazza, che però lo rifiutava, non lo voleva. Sul diario aveva scritto anche Nicola una persona da non frequentare, quindi è evidente che volesse tenere la distanza, e anche la famiglia di Desiree, alla famiglia di Desiree Nicola non piaceva. Consideriamo che Mattia era l'unico che in quel momento stava ancora frequentando la scuola, era ripetente. Sì. Nicola e Nico invece già lavoravano, erano anche economicamente autonomi, avevano una vita diversa rispetto a quella che aveva Desiree. E nel racconto poi sia di Nicola che di Mattia, a far scattare la furia omicida di Nicola sarebbe stato quel pomeriggio alla cascina Ermengarda, l'ennesimo rifiuto da parte di Desiree, che gli avrebbe dato sostanzialmente dello sfigato quando questo tira fuori il coltello, e lì lui pare non abbia più visto e abbia voluto fare pagare questo ennesimo rifiuto che aveva incassato dalla ragazzina. Comunque è cioè, proprio lei che forza, comunque è proprio il rifiuto che bisogna insegnare alle persone a volte, veramente. È vero, cioè, è vero, anche sto imparare a imparare a capire che un'altra persona si può rifiutare di parlarti, di stare con te, di stare in tua compagnia, cioè non è una persona, non è obbligata, se vuoi, a stare con te, questo, da questo punto di vista, vero, va bene, vero, sessuale, comunque di relazione, ma esatto, accettare i no in generale, c'è, cioè, proprio questo che i ragazzi non c'è, soprattutto i ragazzi, ma perché adesso devono imparare, perché devono adesso imparare. È comunque un adesso questo è un caso del 2002. Però secondo me, come mi dici anche tu, che stanno aumentando anche tutti questi episodi ultimamente, sono tantissimi, poi non so se il movente è sempre questo, il rifiuto o meno, o una voglia sfrenata di dover fare questa cosa, però ora sembra che tu hai tutto a portata di mano, tu puoi raggiungere tutto più facilmente, no? Puoi avere tutto, no? Sembra un periodo della vita dove se vuoi diventare qualcuno riesci, perché c'è il social, c'è quello, c'è quell'altra cosa, cioè, ma secondo me no, secondo me questa roba qua c'è sempre stata, sì, cioè, ma ora è più me amplificato, secondo me non lo so, sai che non lo so se può essere legato, sì, a questo, i ragazzini vedo che sono sessuale, degli stupri, si delle sentono cose, onnipotenti, me di fare, cioè questo, no, al di là dello stupro, magari se sono onnipotente sì, però anche nelle altre situazioni sono tipo capitate, i furti, le gang che ci sono adesso, i ragazzini che si sentono di non poter essere toccati, invincibili. No, no, cioè, quello sì, però appunto qua c'è, parlando dello stupro, della violenza, del rifiuto, cioè magari in questo caso è stata più una reazione di vendetta al rifiuto, un altro caso potrebbe, certo, essere invece il controllo, no? Cioè io esercito tu non puoi, il controllo su di tu te. Tu non puoi fare non puoi farti la tua vita dopo di me? Sì, con consumature diverse, però è proprio cioè l'assenza veramente accettare di un'educazione rifiuto, al rifiuto, il fallimento esatto, anche alla perdita di qualcuno, a lasciare andare, a lasciare libero, a lasciare le altre persone libere di fare quello che vogliono, nel senso, se vogliono rifiutarti. Beh, sì. Ma poi pensate alla famiglia di questo qua, perché non so, ma riuscisse a continuare a vivere lì? Io non credo. No, allora loro di fianco, la famiglia di Desiree si è trasferita, come ho detto prima, ha cambiato paese. Loro non so dove vivano, non so se Nico o comunque uno dei tre ragazzi, non credo proprio Nicola, o Matteo, Nico, uno dei due mi pare sia tornato comunque a vivere in paese. No, al di là del rispetto, proprio la ragione Silvia è insegnare che il rifiuto è una cosa normalissima e che non ti deve generare della rabbia. Esatto, che non puoi. È una roba che succede nella vita, cioè ti può rifiutare qualcuno, cioè prendi porti a casa. Nessuno ti dà il diritto poi di sopraffare su una, esatto, vita, e insegnare questo. Soprattutto togliere una vita o togliere, perché anche, cioè adesso qui poi è scaturito tutto in omicidio, ma se pensiamo comunque a uno stupro, anche se non finisce in omicidio, la vita te la strappano comunque via. Certo. Cioè, quindi certo. Non allo stesso modo, ma
Nicola era una persona che cambiava sempre le versioni, non si sapeva bene nemmeno che cosa volesse dire. Io ho avuto particolari difficoltà con lui come difensore, in quanto un giorno mi diceva: guardi avvocato, le cose sono avvenute così. Il giorno dopo dice: sì, visto che Tizio ha detto una determinata cosa, allora a questo punto è vero come ha detto. Era una persona, oserei dire, plagiabile e plagiato. Cambiavano in continuazione versione. L'unico che non l'ha mai cambiata è stato il più piccolo, Mattia. Tra l'altro, lui era anche forse quello che aveva meno interesse nei confronti di Desiree. Lui è sempre stato coerente con se stesso. Gli altri due minorenni, ma anche il maggiorenne, hanno continuato a rendere delle dichiarazioni, prima in un senso, poi in un altro. E quindi un'altra difficoltà di questa indagine è stato quello poi di incastrare tutte le dichiarazioni che loro avevano reso con quello che era il materiale probatorio che noi avevamo. Certo, quindi noi partivamo dalla ricostruzione. Anche perché poi adesso parleranno anche della perquisizione, no? Dei DNA trovati, della ricostruzione. Costruzione di RIS, partivamo dall'autopsia, partivamo dagli SMS, partivamo dal tutta l'analisi dei tabulati telefonici. Quindi è stato proprio un lavoro certosino per capire quali loro dichiarazioni avevano una coerenza coi dati oggettivi delle indagini. Noi siamo intervenuti dopo il primo intervento dei carabinieri, perché naturalmente a fronte delle dichiarazioni di Nicola e quindi del ritrovamento del corpo era necessario fare dei rilievi e degli accertamenti poi molto particolari e di natura irripetibile. E quindi una volta rimosso il corpo di Desiree e una volta... No, Cognio l'abbiamo fatto. Anch'io stavo dicendo Cognio, non so perché... Cognio l'abbiamo fatto, vabbè, ma lui all'epoca era 2002, in quegli anni lui era comandante del RIS, quindi quando c'erano questi casi così era lui a intervenire, ovviamente. Sì, a Cognio si è sempre visto in televisione. A Cognio non mi ricordo nei casi, forse nei casi in cui abbiamo visto noi Yara, è possibile? No, non era Yara. Sto pensando a Meredith. Forse Meredith. Sto pensando a Meredith di perché... Di quelli che abbiamo fatto. Perché coerentemente potrebbe essere RIS di Parma... Mi pare sia visto lui. Mi pare. Comunque, il problema è quando si ha poca autostima o nulla e si prende un rifiuto in modo più destabilizzante perché ci si sente per l'ennesima volta e non vale niente. Bruchesi, hai ragione. È proprio qui però che sta poi l'educazione. Cioè, bisogna educare le persone, certo, i ragazzi a non sentirsi sbagliati, a non sentirsi inutili. E comunque, poi in generale, non. Comunque trasportare un problema proprio sugli altri, cioè comunque se un problema è mio, dell'autostima, del fatto che non mi sento abbastanza, non può rimetterci comunque un'altra persona. È questo poi, no, il discorso. Preservata la scena del crimine, nessuno fece alcun rilievo e iniziammo noi con una squadra di 6 persone. Dai rilievi effettuati sulle tracce ematiche, sulle tracce di sangue e soprattutto dall'analisi delle impronte plantari, delle impronte delle scarpe, i RIS sono riusciti a individuare perfettamente quelli che sono stati i movimenti di Desiree all'interno della cascina. E quindi una ragazza che è stata aggredita al piano superiore, poi al piano inferiore e poi infine di nuovo al piano superiore, dove è stato poi trovato il corpo. Perché lei ha cercato di lanciarsi dalla finestra. I rilievi che noi abbiamo effettuato per quell'omicidio così complesso sono al primo posto sicuramente i rilievi biologici, stabilire se ci fossero tracce biologiche a partire dal sangue o altre tracce che con dei saggi fatti proprio sul campo, sulla scena del crimine, ci permettevano di selezionare quale delle tracce meritavano di essere campionate e poi lo studio delle macchie di sangue, la BPA, Bloodstain Pattern. Ecco. Questo è lo stesso studio che fecero utilizzarono Cogne. Esatto. Per la prima volta in Italia utilizzarono questa qua, la Bloodstain. Lo studio delle macchie, degli schizzi per capire da che punto fossero arrivati. Da che punto arrivasse il coltello dove sta il killer, no? Sì.
dove si mette ciao Marco, fu utilizzata Cogni per la prima volta. Analisi. E cos'è che disse? Mi ricordo che fu messa pure, cioè non credettero a questa cosa a un certo punto. Ma perché sembrava... erano studi iniziali, erano le prime volte che li utilizzavano. Sì, forse, a un certo punto, vabbè, quella roba di Cogni ancora c'è una follia. Quella roba di... che si occupa di studiare la forma, le dimensioni e la distribuzione delle macchie di sangue. Volendo sintetizzare, se il DNA ci può dire chi, la BPA ci può dire come quelle tracce sono state rilasciate e quindi ci aiuta a ricostruire la dinamica di un omicidio complesso come questo. Desiree viene aggredita mentre è al piano superiore di quella cascina e viene attinta nella regione addominale da un primo fendente. Inizia a perdere sangue, ma ancora, diciamo, in una situazione di vitalità, prova a scappare e quindi a scendere al piano inferiore. Nel momento in cui prova ad allontanarsi, viene attinta nella zona lombare da un ulteriore fendente. Poi qualcuno la blocca, non riesce a guadagnare l'uscita. Troveremo proprio delle impronte di sangue delle mani e delle dita che proprio danno la dimostrazione di un primo contatto e della volontà forte di sopravvivenza, di rialzarsi per scappare. Ma non... cioè con già le coltellate due addosso, coltellate lombari, cioè una addominale e una lombare, cioè lei era già stata coltellata e ha avuto la forza, cioè lei stava per riuscire a scappare, cioè com'è questa cosa, mamma mia, Fede, fa impazzire questa roba qua. C'è una vera e propria ossessione, un qualcosa oltre la disfatta e il rifiuto. 33 coltellati in questo modo sono una quantità abominevole per un semplice rifiuto ragionista. Qua c'è proprio un accanimento dato proprio dal rifiuto, cioè da questa vendetta, no, di Nicola e cioè del gruppo, no, del momento, del controllo, immagino del delirio dell'onnipotenza in quel momento, no, di avere lei lì e tenerla nei loro grinfi. Non ce la fa. Perché viene costretta in un'altra stanzetta, che era il piano inferiore, dove noi troveremo un gocciolamento di sangue che è proprio tipico del fatto che era già fortemente ferita e che quindi qualcuno l'ha trattenuta e non gli ha consentito di poter uscire come lei voleva. A quel punto la prendono in braccio, la portano su. E questo è dovuto al fatto che lungo quelle scale noi vediamo altre tracce di sangue e l'altezza di quelle tracce e la forma di quelle tracce ci dà la dimostrazione che è colpita forse proprio mentre veniva portata mani e piedi da qualcuno che evidentemente aveva la libertà di farlo fino ad arrivare al piano superiore. Ce l'hanno colpita salendo pure le scale, capito? No ragazzi, lo so, questo questa momento chi è... non vuole ascoltare non ascolta, ragazzi, non guardate perché la quando è molto pesante, la ricostruzione di questa roba qua mi è venuta la nausea. Te l'ho detto, perché poi questa roba del vai giù vai su, lei che tenta di... come veramente come carne da macello, cioè sì, su e esatto. Giù non è neanche una persona, coltella. Cioè i tiri i colpi mentre sei, c'è una roba di un disumano, cioè io non so neanche come ti possa, cioè in quel momento, perché sei, cioè alla fine anche c'è tutto controllato, una roba lucida per loro nella loro testa, non è che un atto di impeto, cioè loro sono lì che la portano, cioè va giù, la fermano, la prendono dai piedi mentre salgono su, la sì, coltella. Perché dici cioè... nel senso sono successe le due prime con le due iniziali coltellate, lei tenta di scappare, cioè magari in quel momento hai anche ti viene un attimo e dici ma caga, che quattro, cazzo stiamo facendo, in quattro magari uno che urli, che dica qualcosa, che provi a fermare, che dica, che cerchi di far scappare Desiree, non lo so, perché poi in quel momento mi immagino magari non so gli altri due che magari anche per paura, per terrore che potesse succedere la stessa cosa a loro, infatti, hanno continuato a non dire niente, a stare zitti, ad essere testimoni di questa cosa. Oltre, non Giovanni era, che era adulto abbastanza da non aver sicuramente paura di Nicola. Sì, assurdo. Va bene, Sacco, non ti preoccupare. In quel momento Desiree forse sta già perdendo i sensi per via dei colpi ricevuti e viene attinta da un ulteriore fendente, questa volta la schiena, prova ad affacciarsi a quella che era una finestra di quel piano, non sappiamo, per cercare aiuto o in un disperato tentativo di guadagnare l'uscita. Desiree, ferita, si esporta dalla finestra, tant'è vero che lungo il cornicione che dalla finestra portava
poi alla strada che costeggiava la cascina, c'erano proprio delle colature di sangue, come si esporta quasi per uscire, poi si è ritratta, evidentemente ritratta da loro che l'hanno tirata, per poi ricevere la quarta coltellata, probabilmente quella che ha ricevuto al collo, che poi è la lesione che ne ha generato insieme alle altre la morte definitiva. Ciao, calma. Ma è sconcertante questa roba. Parliamo di un'indagine, cioè, se tu che ci pensi, si è... sembra proprio veramente una scena di un film d'orrore. Cioè, lei che cerca di uscire, sarà stata tutta insanguinata, la riprendono, la reggono, gli danno una coltellata qua, cioè. Poi voglio dire, sei anche lucido nel tirare una coltellata qua, perché sai che continua a muoversi, cosa faccio? Io la tiro qui così non si muove più. Cioè, è proprio una roba di un... Cioè, immaginatevi proprio la scena, una roba... Cioè, descrivibile. Berte chiuse in tempi rapidissimi. Il 28 di settembre Desiree scompare, il 4 ottobre Nicola fa ritrovare il cadavere, l'11 ottobre viene arrestato Erra, tra il 4 e l'11 vengono fermati anche gli altri due minori. Di fatto, nel giro di pochi giorni, il caso si chiude. C'era questa esigenza, perché stiamo parlando di una vicenda che ha travolto e stravolto un'intera comunità, un intero paese come Leno, e c'era la necessità di chiudere il cerchio, di assicurare la giustizia, i responsabili di questo delitto. Il processo contro i tre minori accusati dell'omicidio di Desiree Piovanelli, la 14enne uccisa nel settembre scorso nel Bresciano dopo un tentativo di violenza. Per loro ci vuole il massimo della pena, dice il padre della ragazza, la nostra inviata, Laura Mambelli. Nicola, Nico, Mattia alla sbarra per quasi 12 ore, una giornata che non finisce mai. Dalle 9 alle 4 di pomeriggio i difensori sollevano una serie di questioni preliminari. Soltanto alle 17 può cominciare la lunga requisitoria, giunta ormai alle battute finali, del PM Silvia Bonardi. Nicola ha vissuto il processo con un particolare pathos. Io ricordo che era molto altalenante dal punto di vista psicologico. Alternava crisi di pianto con momenti di una certa spavalderia. Mi è sembrato sempre un ragazzo particolarmente confuso, che si è reso conto di essersi calato in una vicenda molto più grande di lui, nonostante la giovane età. Durante il processo loro non hanno mai dichiarato nulla. Erano gli avvocati che parlavano per loro. Un'altra cosa assurda che succedeva durante i processi è che quando gli assistenti sociali vedevano una lacrimuccia scendere, specialmente dal più piccolo, bloccavano i processi. Questo mi dava un po' fastidio, perché, cioè... Ricordo che... Appena, essendo loro minorenni, no? Appena avevano questa difficoltà, no? Magari nell'affrontare al momento i processi... E come ti devi comportare, cioè... nel senso, cioè, devi seguire un protocollo. Lì devi seguire un protocollo. E quindi non puoi fare niente. Da però... persona sana e arrabbiata, dici, la lacrimuccia non scendeva quando eri lì. No, però da persona, da padre, hai avuto la lucidità di bloccarla nella situazione. Hai avuto la lucidità di ammazzarla con non so quante coltellate. Adesso per la... vabbè. Qui è sempre quel limite. Il dottor Quaranta, che rappresentava insieme alla dottoressa Bonardi la pubblica accusa nel processo minorile, era solito presentarsi in udienza con un piccolo distintivo, con una maschera del teatro greco, la maschera della disperazione. E diceva sempre questa frase latina, nomen omen, riferendosi a Desiree. Diceva che la povera Desiree praticamente morta per essere stata desiderata. E questa frase, che secondo me è sicuramente una frase icastica, indica il rapporto che c'era tra Desiree e Nicola, o meglio dire tra Nicola e Desiree, che continuava a desiderare questa povera ragazza, che però gli sfuggiva.
Nella fase antecedente alla celebrazione del processo vero e proprio, anche se questo poi è stato appunto celebrato con il rito abbreviato, Erra fornisce delle versioni abbastanza discordanti rispetto a quanto sarebbe accaduto durante quel pomeriggio. Non mantiene una sua linearità e sostanzialmente cerca un po' di estraniarsi dal ruolo invece di istigatore e responsabile di quanto accaduto e commesso da quei ragazzi, dicendo che di fatto lui era all'oscuro di tutto e addirittura avrebbe pronunciato queste parole: se le fanno del male devo intervenire, devo fare qualcosa. È un po' questo il senso delle sue parole, cosa che poi di fatto verrà smentita. Nel momento in cui è scattata l'idea di fare questa cosa contro la povera Desiree, le due persone che avevano inizialmente elaborato il piano, Nico e Nicola, erano frustrati per questo senso di rifiuto che loro percepivano. L'appartenenza al branco, che ormai si è trasformato da gruppo in branco, ti dà questo senso di lealtà che ormai stai dentro e ci devi partecipare. Questo ha tirato dentro pure Mattia, che non era tanto convinto. Quando i due elaboravano il loro programma, sembra che lui si fosse allontanato a fare un giro con il motorino, però poi Nicola gli ha detto: guarda, devi venire pure te domani, se no mi arrabbio. E lui poi non si è sentito di essere sleale con il gruppo. Il senso sempre di appartenenza al branco lo ha riportato dentro. L'aspetto che colpisce maggiormente in tutta questa vicenda sembra essere sempre legato alla figura di Giovanni Erra, ad un aspetto che potremmo definire voyeuristico, come se fosse una figura oscura e muta, così viene descritta da qualcuno in queste ricostruzioni, come se Erra avesse bisogno di ergersi a qualcosa di superiore e il suo soddisfacimento non fosse da riscontrare nel perpetrare fisicamente un abuso nei confronti di questa ragazza, ma semplicemente nello stare a guardare quello che questi ragazzi facevano, probabilmente come in una sorta di proiezione di se stesso, questi ragazzi. È quello che dicevamo prima noi. Suo potere, lui, cioè avere questo potere su questi ragazzi, no? Si faceva sentire bene perché si ergeva, no? No, ma è quello che dicevi te prima, cioè quello che dice lei, una proiezione, cioè lui si vede una proiezione di se stesso nei ragazzi, cioè come dicevi tu, lui non potendo magari fare certe cose, solo pensarle, tramite loro poteva invece farlo. Esatto. Il movente potrebbe essere una violenza sessuale, così come è stata contestata, ed poi c'erano stati degli atti che hanno configurato la violenza sessuale. Però per i ragazzi era una sorta di revanchismo, perché Nicola era quello che era sempre stato respinto da Desiree e quindi voleva un po' fargliela pagare, e questi termini "gliela farò pagare" vengono riferiti da Mattia come frasi che disse Nicola. Nello stesso modo, Nico, che aveva anche un vissuto familiare molto drammatico, a sua volta lui era un ragazzo che non avrebbe mai potuto avvicinare Desiree, proprio perché Desiree veniva da questa famiglia molto per bene, molto a modo, lei studiava, era molto precisa. Volevano fargliela pagare, volevano per una volta essere loro che sottomettevano lei, e non era lei che diceva no, io non ti frequento, no, non ti voglio vedere. È quello che dicevamo. Poi a un certo punto c'è proprio il branco che individua un obiettivo ed è quello, capito? Sì, sì. Fa di tutto per raggiungere poi quell'obiettivo. Cioè l'obiettivo in questo caso era Desiree, non poteva essere nessun'altra. Lei incarnava il rifiuto, la vendetta da parte di Nicola, incarnava sì, una sorta di vittoria. E secondo poi me anche al di là del desiderio sessuale, no, un trofeo goro, no, di Diego. C'era sicuramente il desiderio sessuale per l'ego, perché dico. No, e secondo me è proprio un riscatto loro, lo sentivano poi riscattati una volta aver compiuto, no, perché questa cosa che l'hanno messa a tacere. No, perché lei secondo me incarnava quello che loro non avrebbero mai potuto diventare, capito? Non avrebbero mai potuto essere. Sì. Anche come diceva lei, per la situazione familiare molto tragica, il background molto povero, culturalmente. Di vendetta sociale, cioè praticamente. Sì, cioè secondo me è un insieme di questi fattori. Per l'omicidio di Desiree Piovanelli sono stati condannati a Brescia i tre imputati minorenni. Nicola, Nico e Mattia dovranno scontare pene da 10 a 20 anni di carcere. Sì, beh, si chiude un capitolo, però il dolore rimane sempre aperto.
Peso alle parole il padre di Desiree Piovanelli. Rispetta le decisioni dei giudici, lui. Ma è tanta l'amarezza quando esce dall'aula del tribunale dei minori, dove è stata appena letta la sentenza per i tre ragazzi coinvolti nell'omicidio di sua figlia. Dopo 3 ore e mezza di camera di consiglio, condanna a 20 anni di carcere Nicola, a 16 Nico, a 10 Mattia, il più giovane del gruppo, riducendo in parte le richieste dell'accusa, che comunque si dice soddisfatta. Le pene in primo grado per i ragazzi sono state delle pene molto, ma molto pesanti. Queste pene sono il risultato di quella che è stata la valutazione del Tribunale per i minorenni, che parlando di Nicola parla addirittura di una assoluta mancanza, così dice, assoluta mancanza di umanità in capo allo stesso. Ora, tutto questo a mio avviso si sposa malissimo sia con quello che era la personalità di Nicola, con quello che è stato il suo comportamento processuale e soprattutto anche con le varie lettere che lui scriveva, che sono anche state acquisite dal carcere. Io ricordo con particolare tristezza una lettera di Nicola che proveniva dall'Istituto Penale Minorile, dove si diceva: papà, avvocato, parlando con i genitori, fatemi uscire da qui perché io, se no, mi uccido. Le sentenze, stando a quello che è la legge italiana, erano giuste, anche se io non le condivido, perché secondo me, certo, tu perdi una figlia, la pena si infligge in base al reato, cioè, e non all'età, però in Italia non è così. E noi le abbiamo naturalmente accettate. Però non ci sembra giusto, perché noi la nostra figlia non ce l'abbiamo più. E loro hanno già pagato quello che era il loro debito con la giustizia. Vedi, questo documentario del 2022, lui dice: loro hanno già pagato il loro debito. Sono fuori. Cioè loro... non so, ragazzi, è un tema veramente grande, bisogna capire anche quando... E io non ho le competenze ovviamente per parlarne. È una roba difficile adesso anche stabilire... Però ci sono tipo... La minore età per i reati, cioè essere maggiorenne... Sì, anagraficamente. Per capire cos'è un reato, per capire... Cioè... si è spostata anche la soglia, nel senso, tu dici 18 anni, adesso i ragazzi di oggi sono molto più maturi già a 14, 15, già riescono a capire, a fare delle scelte. Sì, ai tempi, perché nel 2002 non era così. Ma sì, ma secondo me va di 100 anni in 100 anni, comunque, l'essere umano si evolve, certo, e acquisisci anche una certa maturità. Sì, nel 2002 è diverso, discorso, ovviamente. Però adesso cosa? Già con l'uso, anche con la globalizzazione, un ragazzino già a 12 anni ha tutto in mano, ne parlavamo oggi, ha accesso a una quantità di informazioni tale da poter distinguere, avere gli strumenti no? Per fare del bene o prima per non fare potevi del farlo, male. No? Prima era una diversa situazione, adesso veramente a 8 anni tu puoi accedere a qualsiasi cosa. È pericolosissimo. Pericolosissimo da un lato, dall'altro ti può anche istruire più velocemente. Sì, sì, è vero. Sì, quindi, c'è il rovescio della medaglia. Secondo me la maggiore età, però, adesso è un'altra, è diversa. Però su sai cosa? Cose. Secondo me. Rispetto a noi anche, rispetto a me, io a 18 anni, non lo so, forse mi sentivo addirittura poco, non ancora pronto. A per cosa? Dirti, no, a capire certe cose, cioè sì, a capire, distinguere il bene e il male, sì. Dico, fare delle scelte nella vita. Oh. Però adesso, secondo me, i ragazzini di adesso sono molto più svegli, più avanti. Però, raga, cioè, secondo me è anche questione proprio della situazione. Cioè, questo caso non è sociale, stato un incidente. Non è stato un... No, infatti, non so come dirti. Cioè, qui sono stati 4 ragazzi che... al campetto di basket del paese si trovavano i giorni precedenti il pomeriggio parlando di come attirare con l'inganno Desiree. No, non parlavano magari all'inizio di ucciderla, però comunque il piano era sicuramente farle del male, sì. A prescindere, una persona che va a prendere le fascette, la persona che va di qua, la persona che va di là, cioè insomma, non si è trattato di un raptus, esatto Alex, non si è trattato di omicidio d'impeto, non si è trattato di omicidio di difesa, sì, non si è trattato di incidente tra adolescenti,
cioè non si è trattato di niente di tutto ciò, cioè, si è trattato di quattro, di tre, in questo caso parlando solo dei minorenni, di tre minorenni che per quanto possono essere stati condizionati, sì, forse qui è perché c'era il condizionamento di un adulto, magari non ci fosse stato l'adulto le pene sarebbero state maggiori, non lo so, però cavolo, c'è una situazione come questa, il fatto che venga considerata la minore età, che poi non parliamo di un tredicenne, ne hai comunque 16-17, cioè certo. Sei verso comunque la maggiore età, non lo so, è difficile accettarlo, proprio per la situazione che è, cioè secondo me varia da caso a caso, però probabilmente certe regole, Nico, in Italia bisogna rispettare questo. Boh, insomma, non lo so, a 16 anni secondo me riesci già a capire. Esatto, no Federico, infatti volevo parlare dell'America su questo, come dice Federico, dice su tanti aspetti in questo campo, meno male che in Italia non si agisce come in America, sono assolutamente d'accordo con te, ma in casi simili si dovrebbe, cioè io ho presente certi casi, sai quando vedi quei video su YouTube dei casi americani nei processi, che ci sono addirittura quei bambini tipo di 9 anni che magari hanno ammazzato gente a sangue freddo, e vengono condannati perché magari dicono c'è proprio un problema, c'è il male dentro di queste persone, c'è qualcosa che non va. Mm-hmm. E magari prendono l'ergastolo alcuni bambini in America, eh? E l'ergastolo in America non è l'ergastolo in Italia. Quindi, sì, poi alcuni stati c'è anche la pena di morte. Quindi sono d'accordo con te Federico, da una parte mi rincuora che la giustizia in Italia non agisca come in America, non vorrei mai. Dall'altra parte, in situazioni come queste, c'è una ragazza dal giorno alla notte è stata ammazzata per il niente, cioè in maniera poi efferata, cioè, non so, non è che dici, anche per dire solo, cioè se dobbiamo pensare alla modalità, no, di uccisione, se proprio dobbiamo parlare proprio crudo, cioè un soffocamento, cioè non so come spiegarti, no, cioè magari una modalità meno... Sì, no, dici... Di questa è stata proprio una roba... Sanguinolento, capito? Cioè, soffocamento penso sia comunque sì, no, un due minuti lì e ma la per tieni. Non c'è ovviamente però un paragone, c'è una modalità. Non c'è una modalità peggiore o minore. Però qui proprio un continuo accoltellamento. Vai su, vai giù. Cioè, saranno stati... Accoltellare la pelle di una persona, il corpo di una persona. Un quarto d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora di inseguimenti tra 10 minuti tutti di su e giù, prendi, fai, dici, non so... Cioè per quella situazione qui è proprio diversa. E noi stiamo ancora soffrendo adesso per la scomparsa di Desiree, questo non è giusto. Nico è stato l'unico dei condannati che si è fatto coraggio e è venuto a parlarmi dicendomi appunto che lui era molto dispiaciuto del fatto che era successo, dalla morte di Desiree, ma anche detto che lui non c'entrava nulla, che lui nella cascina non c'è mai stato, che lui era a giocare a casa con la PlayStation. I tracci biologici... Noi abbiamo sostenuto e sostengo ancora che Nico non ha preso parte all'omicidio di Desiree Piovanelli perché è assistito da un alibi che lo vede a casa sua quantomeno fino, per certo, fino alle 15:30. Noi riteniamo che sia uscito di casa non prima delle 16:30. Questa uscita anche alle 16:30, secondo l'accusa, è compatibile con la partecipazione all'omicidio. Perché? Perché l'accusa ritiene che Desiree sia morta dopo le 16:30. Per anni mi hanno descritto come il duro che si rifiutava di rispondere alle domande degli inquirenti. Non era vero. Ma non è servito a nulla ricordare che già nell'interrogatorio di garanzia avevo descritto ai magistrati quello che avevo fatto quel sabato. Il mio alibi non è stato creduto, sebbene mai smentito. Da allora sono passati 20 anni. Durante questo tempo qualcuno si è ricordato che all'epoca avevo 14 anni. Lui ne aveva 14. Dopo la licenza di terza media lavoravo già per aiutare la famiglia. Vivevo in provincia e frequentavo solo i coetanei del mio paese. Fra questi Desiree ed anche i due minorenni che mi coinvolsero in quella tragedia. Ancora oggi non so perché l'abbiano fatto. Durante i tanti anni di carcere sono rimasto isolato da tutto e da tutti. Ho ripensato al mondo che mi è caduto addosso in quei giorni.
Devo molto agli operatori che mi hanno mostrato come uscire dalla disperazione. Mi hanno insegnato un mestiere e aiutato a capire che ho saldato il debito che avevo verso la società. Anche se credo di aver pagato ingiustamente quella pena. Per questo ho voluto tornare al mio paese, dove vivere in pace del mio lavoro con la mia famiglia. Non lo so, ragazzi, non lo sapremo mai a questo punto, perché non lo sapremo mai. Perché se no hanno fatto. Non so se hanno trovato tracce biologiche sue presenti lì nel. Cioè, non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai. Quindi. Sappiamo che lo sapeva. Se ne parlava. Sì. Questo lo sappiamo. Ergastolo per Giovanni Erra, l'operaio 36enne. Accolte dunque le tesi dell'accusa e le aggravanti, i futili motivi, i motivi abietti, le sevizie e la crudeltà. Non è stata accolta invece la premeditazione. Dunque Erra, anche secondo il giudice del tribunale di Brescia Silvia Milesi, il 28 settembre era nella cascina Ermengarda di Leno e istigò i ragazzi a violentare prima Desiree e a ucciderla in un secondo momento. Oltre all'ergastolo anche 7 anni di condanna per la violenza sessuale di gruppo e 2 anni per la detenzione di droga. Questa, dopo la lettura della sentenza, la reazione del padre di Desiree, Maurizio Piovanelli. Non ha versato una lacrima, non ha reagito minimamente, perciò si merita pienamente di passare la sua vita in carcere. Erra fu condannato in primo grado all'ergastolo. Poi la Corte d'Appello di Brescia rideterminò la pena in 20 anni. La Cassazione annullò questa condanna. La Corte d'Appello di Milano ha condannato a 30 anni. Quindi 30 anni sconto tutte le aggravanti. E per quello che l'anno prossimo... No, non ci credo. È già uscito dal carcere, lui è già una comunità. Allora, praticamente adesso lui non è più in carcere da mesi. È stato affidato ai servizi sociali e collocato in una struttura. R, in virtù dei benefici di legge per buona condotta, dovrebbe tornare in libertà nel 2025. Potrebbe essere verso la fine dell'anno, dal momento che il suo arresto risale al mese di ottobre del 2002. Incredibile. Ma praticamente, parlando di Giovanni R, i giudici scrissero, con riferimento al delitto, una personalità disumana e insensibile al richiamo umanitario anche di fronte a una ragazza che implorava pietà, come lo stesso imputato ha dichiarato. Poi hanno anche scritto che la sua partecipazione al fatto nella sua qualità d'adulto ha contribuito notevolmente a rafforzare il proposito delittuoso dei 3 minori, i quali senza il conforto dell'adulto verosimilmente non avrebbero coltivato quel proposito delittuoso. Perché probabilmente lui avrà detto non vi preoccupate. Esatto. Sì. Questo non che erano state contestate quindi originariamente da me. Le varie versioni fornite, le ritrattazioni, le parziali ammissioni hanno comportato l'acquisizione di elementi che nei 3 gradi di giudizio hanno determinato, grazie anche alla chiamata in correità di 2 dei minorenni, hanno portato alla condanna irrevocabile di Giovanni Erra. Gli indizi sulla base dei quali è stato condannato Giovanni Erra sono innanzitutto le dichiarazioni, le confessioni poi ritrattate rese dal Giovanni Erra nel corso dell'indagine del processo, l'assenza, anche se io non sono assolutamente d'accordo, di un alibi di Giovanni Erra, poi soprattutto per la chiamata in correità, quindi le accuse che gli sono state mosse da parte dei due, parliamo di Nicola e parliamo di Mattia, le chiamate in correità, quindi le accuse mosse nel coinvolgimento sia dell'omicidio che della violenza. Il padre di Desiree non si è mai accontentato della verità. Lui è convinto che gli esecutori materiali siano le 4 persone condannate, ma non si è accontentato di questa verità processuale. Vuole arrivare a capire se c'era altro ed è una convinzione che lui ha sulla scorta di indicazioni che gli arrivano dal paese. Ma questo me ne sono accorto anch'io, la percezione che il paese sappia, che Lino sappia molto di più di quanto sia uscito, però vuoi per il tempo passato, vuoi perché i minori hanno già scontato la loro condanna, vuoi perché c'è anche il desiderio di voltare pagina, di non chiudere questo capitolo ma di voltare pagina, c'è un po' questa tendenza all'omertà e ad affidarsi a quello che fin qui è uscito.
Ciao Ramona, grazie. Ciao Ramona. È quello che vi dicevo, quindi arrivati a questo punto... C'è questa ipotesi di... Il padre è sempre rimasto convinto del fatto che qualcuno non dicesse tutta la verità, no? Ci fosse qualcos'altro dietro, come dicevo, probabilmente questo giro di prostituzione minorile. Sì, sì. Arriviamo al 2018. Ho conosciuto il signor Piovanelli perché voleva chiedere un parere riguardo una causa che lui aveva presentato al Tribunale di Brescia, o riteneva di aver presentato al Tribunale di Brescia, per richiedere il risarcimento dei danni nei confronti di quei genitori che all'epoca dell'omicidio di Desiree erano minorenni, per cui quei genitori esercitanti la patria potestà. Visto anche il tempo che era trascorso e visto che erano state effettuate alcune richieste interruttive della prescrizione, purtroppo il diritto del signor Piovanelli, della famiglia Piovanelli, a richiedere risarcimento ai danni era di fatto prescritto. La prescrizione del risarcimento in realtà sembra arrivare per la responsabilità dell'avvocato di parte civile della famiglia Piovanelli, che ad un certo punto è sparito e non ha più dato spiegazioni del suo comportamento. Andammo presso una trasmissione televisiva, mettemmo in risalto quello che era effettivamente accaduto, ossia che il diritto si era prescritto. La cosa strana, e da lì poi nacque tutto, penso il giorno dopo o due giorni dopo, venimmo contattati da una persona che d'urgenza aveva richiesto un appuntamento perché aveva delle informazioni dettagliate sulla morte di Desiree. Questo super testimone. Dopo questa trasmissione si è fatto avanti un personaggio che ci ha chiesto urgentemente di poterlo contattare e incontrare con i miei avvocati, perché l'abbiamo fatto, e quando l'abbiamo incontrato lui ci disse che aveva molte cose importanti da dire sulla vicenda di Desiree. E anzi, ha detto, io so anche chi è il mandante dell'uccisione, della morte, il mandante che poi ha ucciso Desiree. E i nostri avvocati logicamente hanno detto, o ci parli, ci dica tutto, siamo qua che l'ascoltiamo. Quando ci recammo da questa persona, la stessa esordì dicendo, siccome lui aveva dei precedenti penali importanti, la sua proposta era mi venga data una mano per sistemare la mia posizione e io darò informazioni in relazione a quello che è stato l'omicidio di Desiree. Questa proposta non venne accettata perché non scendemmo assolutamente in una sua forma di mercimonio da questo punto di vista. Ci alzammo e ce ne andammo. Quindi non si è mai saputo niente. E da lì ci è venuto il forte dubbio che quel personaggio lì fosse implicato direttamente. Io abbiamo cominciato a pensare di cercare di far riaprire il caso per vederci bene. Tra le tante cose poi abbiamo scoperto, anzi un giornalista ha scoperto che all'epoca dell'indagine era stato aperto un fascicolo appunto dove veniva indicato come probabile motivo per l'uccisione di Desiree fossero appunto questi festini a luce rossa che certi personaggi di Leno organizzavano. Quindi rubavano i ragazzi, no? Un fascicolo era stato aperto sull'ipotesi di prostituzione minorile sulla scorta di alcune intercettazioni ambientali in carcere tra alcuni detenuti che parlando tra di loro erano tornati sull'omicidio di Desiree e si era appunto parlato di un giro, di un presunto giro di baby prostituzione in paese. Da lì ricordiamoci che qualche anno dopo ci sarà una
condanna pesante di un residente in paese per prostituzione minorile in cambio di droga, faceva prostituire le ragazzine in cambio di droga, si becca una condanna pesante ed è un padre a far scattare questa denuncia. Quindi le ombre ci sono sempre state in paesi su questo possibile fronte allargato, però la necessità in quel momento era di chiudere sull'omicidio. Certo, sì, per avere delle condanne. Quando abbiamo cercato di far riaprire il caso, il procuratore ha chiamato me per sentire cosa avevo da dichiarare, da dire. Dopo circa 2-3 giorni questo fatto, mi sono trovato fuori sulla ringhiera di casa, uno scheletro. Avevo pensato all'inizio a qualche scherzo di qualche ragazzino, io dicendo. Però ho voluto sentire il mio avvocato che mi ha detto: fai una foto subito e vai subito dai carabinieri a denunciare il fatto. Cioè praticamente era un avvertimento. Cioè, capito? Quindi tu cosa vai a pensare? Che forse sei sulla strada giusta? Ma aiuto. Minchia, raga. Un altro elemento molto importante che portammo all'attenzione del pubblico ministero con una memoria ad hoc depositata in procura era il fatto che dall'esame della relazione dei RIS unitamente a quella dei medici e dei consulenti all'epoca nominati riscontrammo che erano state individuate delle tracce non di DNA, non riferite e riferibili ai quattro condannati. Ce n'era una in più, una traccia in più. Identificata. Sulla scena del crimine sono state trovate tracce evidenti di Nicola, l'esecutore materiale dell'omicidio, e poi ci sono state isolate delle tracce di DNA che però non sono mai state associate ad alcun profilo. Tracce trovate sulla manica del giubbino di Desiree e su una spalla nella posizione posteriore, quindi c'è la possibilità che in quello spazio ci fossero state altre persone o nella fase iniziale o nella fase finale a delitto avvenuto, però questo resta un grande punto interrogativo che a distanza di 20 anni non è stato ancora risolto. Se è sulla manica? E dico, ma non si potrebbe risolvere ora? E devi fare il test del DNA. Cioè dovrebbero rifare un'altra cosa come Yara, per dire. Devono prendere il campione, non so se il campione se l'hanno conservato, e devono fare il test DNA a tutti quelli che sono in paese. Il problema è che avrebbero dovuto farlo all'epoca, però ovviamente non si era ancora arrivati a, cioè la prima volta che hanno fatto una come si dice, un'operazione del genere era con Yara. Sì, Bea, certo, uscirà su YouTube, sì, settimana prossima. Io non credo che quelle due tracce di DNA, che poi è un solo DNA, ma era sul gomito destro e sulla parte lombare destra, possano portare ad una soluzione. E erano delle tracce che sono state da noi individuate sul giubbino di Desiree. Lo dico proprio per la natura della traccia. Noi non sappiamo nemmeno che fosse sangue. Era una traccia esterna, era una traccia microscopica. Per le sue caratteristiche non la vedo proprio compatibile con quel tipo di aggressione. Abbiamo visto che i protagonisti non hanno lasciato tracce. L'unico è stato Nicola, che si è ferito e ha lasciato le sue tracce. Quindi per la natura, per la posizione, io credo che quelle due tracce sul giubbotto siano da ascriversi ad una contaminazione che può essere avvenuta o quel giorno con il contatto sul pavimento e dove fu lasciata, oppure con un contatto pregresso. Però il DNA c'è, non credo che sia giustificabile uno screening di massa così come è stato fatto per l'omicidio di Yara Gambirasio, però al limite si potrebbe approfondire risalendo a tutte le persone che in ipotesi Desiree può aver frequentato prima di essere aggredita ed uccisa. Sì, quindi c'è una giustificabile uno schema di massa, perché si la procura ha chiesto l'archiviazione di questa inchiesta bis, il GIP ne ha disposto l'archiviazione, però tenendo aperto
più che uno spiraglio, una porta, perché comunque il giudice dice: al momento non abbiamo prove che esista un altro pezzo di verità su questa vicenda, perché i quattro arrestati e condannati hanno mantenuto sostanzialmente la loro linea, non ci hanno portato elementi in più. Chi è stato sentito ha portato degli elementi in più, ma non abbiamo la prova, perché non ci ha portato elementi di prova ma indizi. Resta però questo giubbino di Desiree con delle tracce di DNA identificate ma mai associate ad un profilo, che il GIP dice vanno tenute sotto sequestro, perché qualora mai, uscissero insomma, elementi nuovi, certo, quel giubbino re può essere una prova importante. Quindi è un'archiviazione, ma sì, con momentanea, una possibilità che questo caso venga riaperto, certo, davvero da un momento all'altro, però alla presenza di elementi forti e di prove. Sì, io mi immagino un giorno Nico, Giovanni, Nicola, Mattia si decidono magari se fosse davvero così, ovvero che ci fosse la presenza di altre persone, che magari loro dicano sì, è andata così, allora lì si può fare il confronto, magari loro danno un nome e allora lì ho un elemento ma per fare il test. Ma penso non succederà mai più. No, dico però lì solo in quel caso allora ho un elemento per fare, no, il test del DNA. Sì. Altrimenti dice ingiustificabile lo screening di massa. Purtroppo questa estate hanno deciso procura di archiviare il caso e non proseguire con l'indagine. Questo mi ha addolorato moltissimo, perché non è giusto che venga archiviato un caso così, dove anche loro sanno in procura che non è stato scoperto tutto su questo omicidio, non sono stati scoperti tutti i colpevoli. Però noi non vogliamo arrenderci, perché noi sappiamo di agire nel giusto e sappiamo che qualcosa deve saltare fuori, che noi non ci arrendiamo così. Quel sentimento del signor Piovanelli, che ritiene la ricostruzione processuale dell'omicidio di sua figlia come una ricostruzione parziale, è un sentimento che io posso capire, nella misura in cui anche per me era una cosa totalmente assurda. Cioè, non riuscivo a razionalizzare, lei non riusciva a spiegarsi, che queste quattro persone avessero potuto togliere la vita a Desiree in questo modo, perché è stato un omicidio del tutto gratuito. Sì, come diciamo prima. Le indagini sono state veramente complete, devi... io ricordo i cioè non so come dirti, anche lei dice, io lo capisco questo sentimento, no? Poi dice, le indagini comunque sono state complete, ed è questo che fondamentalmente è successo, cioè probabilmente non c'è una seconda verità, no? Mm. O una spiegazione in più. Umanamente, come in praticamente tutti i casi noi lo diciamo, lo cerchi una verità che magari non esiste, perché non puoi accettare che esista, certo, il male in questo senso, esatto, al fine di se stesso, capito? Sì, sì. Come dice lei, è un omicidio talmente gratuito, quindi anche io non riuscivo a razionalizzare l'accaduto. Carabinieri di Verola Nuova che si impegnarono allo spasimo. Cioè, io raramente ho visto una precisione di questo tipo. Giovanni Erra continua a dichiararsi innocente e i suoi avvocati vogliono richiedere una revisione del processo. E qui, siccome non c'era praticamente questo tipo di collante, si è basata un po' tutta il lavoro degli inquirenti sulle dichiarazioni. Ma le dichiarazioni... ma è così che a volte si fa. Cioè, ricordiamoci che ci sono dei processi in cui c'è neanche il corpo della vittima e comunque le persone vengono condannate. Sì. Perché lui dice c'è uno scollamento, sai, non è stato trovato il DNA di Nico e allora lui non poteva essere sulla scena. Il processo indiziario, no? Sono via via nel tempo sempre discordanti tra loro, fino poi alla fine, insomma, a concordare un pochino, ma tra una dichiarazione e l'altra passava sempre del tempo. Questi ragazzi avevano modo di incontrarsi tra di loro e questo la dice lunga sulla bontà e sulla genuinità di queste dichiarazioni, insomma. Tutti i coimputati, tranne Nicola, si sono sostanzialmente professati in buona sostanza innocente o hanno comunque cercato di ridurre la propria responsabilità. Mi risulta che anche Erra
abbia sempre cercato di escludere la propria responsabilità. È una vicenda della quale sentiamo parlare da tanto tempo, però come legale ritengo giusto innanzitutto rispettare le sentenze e poi attenermi ai dati che oggettivamente conosco. Non conosco su che cosa si possono basare procedimenti di revisione. Oh. Noi puntiamo tantissimo sull'assenza di Giovanni Erra sulla scena del crimine. In quella cascina c'è stata una mattanza. Desiree ha lottato con tutte le sue forze per cercare di salvarsi. C'era sangue al pian terreno, c'era sangue sulle scale, c'era sangue al primo piano, sulla finestra. Madonna, impossibile, raga, che Giovanni non si sia sporcato. Soprattutto impossibile che non abbia portato tracce di Desiree nella sua auto, perché Giovanni era andato in cascina in auto. Ma allora? La macchina di Erra è stata portata a Parma presso i laboratori del RIS, quindi è stata meticolosamente scandagliata, sia per le tracce di natura di sangue, ma anche di altra natura biologica, allo stato evidente, e non c'era nulla, sia allo stato latente con il luminol. Ci si interroga sulla mancanza di tracce sugli indumenti di Giovanni Erra e sulla sua autovettura. A me non è che sorprende più di tanto, perché le variabili in gioco in questo caso sono tantissime. Intanto sappiamo più o meno, almeno dalla ricostruzione processuale, che quasi esclusivamente ha colpito, se non esclusivamente, Nicola. Certo. Poi le persone erano con dei compiti diversi, distanti tra di loro, non erano attaccati a Desiree. Quindi lo stesso Erra può essere stato non raggiunto dalle tracce di sangue, perché magari davanti a Desiree, cioè nella parte attinta, c'era qualcun altro. E poi c'è il fatto che sono passati dei giorni, cioè non è che Giovanni Erra è stato fermato lo stesso giorno dell'omicidio. Sono passati tantissimi giorni fino a quando non è stato scoperto il suo coinvolgimento, per cui si può essere cambiato. Può darsi che avesse i guanti. Non è detto che le poche tracce, semmai l'hanno raggiunto, una volta finiti sui suoi vestiti, si fossero asciugate e non hanno trasferito del sangue sulla propria autovettura. Quindi io non lo considererei questo un elemento su cui basare la sua innocenza. Anche perché comunque lui ci è andato poi a un certo punto. Cioè, poteva anche comunque fermarli. Cioè, la nostra richiesta di revisione è soltanto se ci saranno effettivamente dei margini, perlomeno di ammissibilità. Cioè, noi chiediamo che questi nuovi giudici che valuteranno la posizione di Giovanni lo faranno in modo sereno, perché secondo me chi ha giudicato all'epoca non era sereno. Beh, magari uno cioè, non era sereno, aveva l'Italia aveva necessità di avere una risposta di quel tipo. Immagino. Qui parliamo di una poi c'è sempre necessità che l'Italia abbia risposta di quel tipo. Ma cosa c'entra? Cioè, c'erano già tre ragazzi che erano stati accusati dell'omicidio di Desiree. Da far poter vivere poi dopo senza... Cioè, no, dico, se hanno accusato anche lui, motivo ci sarà, no? Sicuramente. Cioè, non è stato l'unico che ha dovuto trovare un colpevole per forza avere un capo espiatorio, no. Immaginate, fatevi questa domanda. Immaginate se effettivamente Giovanni sia innocente, 20 anni di carcere, 20 anni di una vita distrutta, e quindi noi l'abbiamo fatto e crediamo in questo. Certo, se fosse un errore sarebbe scontato. Io non ho compreso quale sarebbe l'argomento della revisione, il motivo della revisione, non l'ho ancora compreso. E sembra un po' che nessuno si rassegna alle sentenze della Cassazione. E che sì, periodicamente si voglia riaprire. Come sta succedendo adesso? Un po' una moda? Cioè, quel circo mass mediatico che vi fu all'epoca, 20 anni fa, a volte come se riemergesse per creare sempre quella realtà virtuale che forse è diversa dalla realtà storica. Vero. Qui a 12 anni della conclusione processuale della vicenda, nel 2018, come abbiamo visto, Maurizio Piovanelli e il suo legale hanno presentato
l'esposto presso la procura di Brescia per chiedere la riapertura del caso. Però hanno archiviato per infondatezza la notizia di reato. Signor Piovanelli, gli avvocati 8 giugno 2020 hanno però deciso di presentare un atto di opposizione alla chiusura del fascicolo, chiudendo la prosecuzione delle indagini. Ma il 23 luglio 2021 il giudice ha disposto l'archiviazione del procedimento con riserva, mantenendo comunque in sequestro il profilo DNA ignoto associato alle due tracce biologiche rinvenute sulla parte posteriore e sulla manica del giubbino indossato di sera, quello che dicevamo prima. Quindi c'è uno spiraglio che nel caso dovessero subentrare nuovi indizi si potrebbero trovare dei riscontri in caso di fare degli esami. Da 2021 le gare di Giovanni Erra stanno raccogliendo prove per presentare una richiesta di revisione del processo per loro assistito, come dicevano. E questo, ragazzi, e quindi, come già vi accennavo prima, appunto, probabilmente era l'anno prossimo sarà un uomo libero e gli altri ragazzi hanno già scontato tutte le loro pene. Nico è tornato a vivere in paese e perché lui si dichiara innocente, ricordiamoci questa cosa. Esatto. Ragazzi, è stato tosso. Cosa ne pensate? Vi è tornato in mente qualche ricordo legato al caso? Appunto, l'avete sentito per la prima volta. So che ve l'ho detto all'inizio, era abbastanza. L'ho trovato veramente duro proprio per nell'esecuzione, capito, di tutto, cioè proprio in quei momenti di quel sabato pomeriggio, cioè l'ho sentito anche nel podcast, me lo immaginavo e mi è venuta veramente la nausea, cioè pesante, raga, io sono sconvolto. Da parte poi di persone che conosceva è impossibile da accettare, è impossibile, soprattutto per il bene, il male, scusate, proprio fino a se stesso. Dovrebbero fare la serie, stavano girando, se non mi sbaglio. Su cosa? Su Scazzi Misteri. C'era un... Sì, l'avevo letto, ma non so nulla. Che è il nome del... Sì, disumano. Pensare... C'era la cosa, poi l'immagine dell'amica che piange, che è grande, che si ricorda questo dettaglio di 20 anni fa. Che poi lo vedi con gli occhi di una... Adesso vedi con gli occhi di una donna adulta, di una madre magari, no? Rispetto a quando eri piccolina, che era tua amica. Cioè, sono delle robe agghiaccianti. A me risuona in testa la frase del lei è morta perché è troppo desiderata. Una cattiveria inaudita, senza senso, con una giustificazione che siano già fuori giorno dopo 20 anni, assurdo. Beh, ma lui... Cioè, gli altri sono fuori da un bel po', mi sa, eh? Credo che i ragazzi abbiano fatto una decina d'anni, probabilmente. Tutti e tre? E hanno più, hanno meno. Io non ricordo, è la prima volta che lo sento, anche perché in quegli anni c'era il caso di Erika. Sì, quegli anni, ragazzi, sono stati... Stato... Cioè, oddio, ogni anno c'è qualcosa di sconvolgente, però sì, sono stati quei 2 o 3 casi, uno dietro l'altro, che hanno sconvolto l'Italia. Perché poi probabilmente non c'erano tanti mezzi per capire le cose subito, quindi... processi lunghissimi, perquisizioni, cioè adesso è molto più, insomma, come dire, meno male si è evoluta la tecnologia e quindi molte cose riescono a capire prima, no? O sbaglio? DNA, cose sì, varie. Sì, invece però qua... sono proprio quelle tipologie di casi comunque di cronaca che cioè riscuotono proprio una certa risonanza, no, mediatica nelle cronache. Per forza, perché hanno proprio degli aspetti unici, tra virgolette, no? Sembra una roba, perché sembra proprio una roba finta, sembra un film dell'orrore, cioè... Quando abbiamo fatto cosa, Andre? Poco 10 anni, sì, perché allora, forse quello che ha preso meno anni ne ha presi 10, ma l'altro era 11, l'altro ancora 16, secondo me, tra buona condotta, eccetera, eccetera. Periodo indulto, ne avranno fatto, no? Una decina, ne avranno c'è fatto stato anche il periodo dell'indulto, no? Secondo me ne hanno fatti una decina i minorenni.
fai conto che era, ne ha presi 30, ma con gli sconti di pena, la buona condotta, se uscirà l'anno prossimo vuol dire che ne avrà fatti una ventina, praticamente. Il coso? Erra. Sì, ventina. Sì, perché è andato l'ergasso, poi è andato i 30 anni. Che poi quelli che lo dicono si sperano. È stato un caso che volevo trattare perché, sì, diciamo, forse... forse cioè quasi non so quasi dimenticato non volevo che si dimenticasse questo caso qua, forse perché davvero mi ricorda anche un po' certi episodi dell'attualità, e poi come sempre ovviamente siamo qui per ricordare le vittime, e a me questa volta Desiree mi è sempre rimasta impressa, e poi davvero a 14 anni era una bambina, era una ragazza, cioè veramente piccola. Sì. Dici, Andre. Mi ricordava molto mia cugina Elisa, no? Che ha 15 anni, dai, comunque a quelle... Cioè, comunque sembrava già molto grande. Molto grande, sì. E anche sì, mia sì. Cugina Elisa, che ne ha comunque piccolina, sembra già una ragazza un po' adulta, sì, no? Sì, è vero. Sì, Andre, ho letto anche questa storia terrificante. Rottweiler. Sì, quello che ti ho detto, hai visto quello che sta facendo jogging ed è stato assalito da 3 Rottweiler, è morto, sbranato. Quando te l'ho detto l'altro giorno. Ma quando è successo? Tipo 3 giorni fa. Ma dove? Mi ricordavo. A Roma, mi pare, no? A Roma. Ma scherzi? Se non sbaglio, sì. È stato sbranato. Ma dove? Di chi erano? E non ho, poi non ho più seguito gli aggiornamenti. Ma di però chi erano? Erano a Roma. E probabilmente sono scappati, quanto ho capito sono scappati da un'abitazione. E lui alle 8, tipo comunque mattina presto, è andato al parco in questa zona a fare jogging e l'hanno sbranato. Cioè l'hanno mangiato. Un altro passante cioè stava vedendo la scena, ha cercato di attirare i cani verso di lui, insomma ha cercato, ma ha detto che l'uomo era già immobile praticamente. Sì ragazzi, ma questo è tipo... Ecco, se voi mi doveste chiedere qual è il tuo peggior... Una fobia questa. Qual è il tuo peggior incubo? Cioè, qual è secondo te una delle morti peggiori? Io risponderei questo. Questa. Certo che sono accusato di omicidio colposo. Comunque, ragazzi, secondo me... io ho un cane, quindi per l'amor di Dio, cioè, per me i cani sono cioè, degli animali assolutamente splendidi. Però, ragazzi, c'è da dire che un Rottweiler è un... cioè, è un Rottweiler, nel senso... Certo, pensa in tre... è come se penso se ti sbranassi un orso praticamente, cioè non lo so, sì, sì. Però ma soprattutto sono cani, cioè io personalmente non avrei la ma non sto dicendo che sono cani cattivi, io sto dicendo proprio per la stazza, cioè non avrei, per dire, io non potrei mai tenere un cane così, no, perché avrei infatti... paura io stessa di non riuscire a gestirlo, capito? Mm-hmm. Ma come potrebbe essere un'altra stazza di un'altra razza di cane? Però, cioè, si sa che magari hanno anche degli altri istinti, no? Rispetto ad altre razze, ad altri incroci. Quindi, cavolo, cioè, non ne hai uno, non ne hai due, ma ben tre. Cioè, ancora se tre Rottweiler. Se hai tre Rottweiler, come in generale, se hai tre cani, tu devi assicurarti, cioè, devi vivere per loro, praticamente. Ma tu devi vivere per loro se hai tre Rottweiler. Cioè, capisci? Cioè, devi essere sicura al 100% di ogni cosa, proprio perché non tutti hanno la possibilità, le competenze per tenere dei cani del genere. È inutile che ci giriamo intorno a questa roba qua. Esatto, perché probabilmente vedendolo correre hanno preso come preda, ma tu devi vedere la Lady, la mia cagnolina, cioè avete presente com'è? Lei quando vede una persona che fa jogging, non ve lo dico, cioè probabilmente anche lei morsicherebbe una persona se lo lasciasse andare quando vede uno che fa jogging ed è però minuscola. Quando la riprendi si ferma. Sì, quando la riprendi dici vieni qua, ma io no, di solito ce l'ho sempre al guinzaglio, io non la lascio mai libera, soprattutto dopo queste cose che sento in generale. Non la lascio mai libera se non è una situazione veramente sicura, protetta per me, per lei e per gli altri. Sì, ma io lo vedo, un io lo vedo lei come fa, cioè lo sai tu come fa con quelli che corrono, perché questa roba di correre, come dice Bruchesi, sembra come se fosse una preda, no? Cioè qualcuno che sta scappando e lo devono rincorrerlo. Sì, sì. Ma certo sì, ho capito che erano scappati al recinto, ma non sarebbe dovuto succedere il fatto che siano scappati al recinto, quello sto dicendo, cioè
un conto se ti scappa dal recinto un chihuahua, un conto se ti scappa dal recinto tre rottweiler, ragazzi, cioè non è possibile che tu abbia un recinto da cui questi cani possano scappare. Poi ovvio che è una tragedia, non è che i proprietari le hanno detto ciao andate, correte, cioè immagino che quando, che magari quando li abbiano visti siano andati immediatamente a cercare, non li abbiano trovati, immagino loro quando abbiano scoperto questa cosa qui, cioè non sto dicendo sicuramente che l'abbiano fatto apposta, però giustamente la loro responsabilità è in questo caso, cioè non è responsabilità dei cani, non è che lo si aprono la porticina, e quindi per quello che dico, la tragedia può sempre succedere, le sviste possono sempre succedere a tutti, però se hai tre rottweiler non posso, cioè devi ridurre al minimo queste cose, capito? Cioè non puoi assolutamente non essere attento. Ma come tre cani in generale che ti scappano, e magari sono in giro con la mia, questi tre cani, ma che ne so, magari sono in un momento sbagliato, ragazzi, parliamo sempre di animali, cioè ok che ce li teniamo in casa, ma sono comunque animali. E dico, magari mi trovo tre cani che non sono tre rottweiler, ma magari le prendono e azzannano la lady, cioè nel senso possono succedere un sacco di situazioni. Vedi, nanna Laura dice, mio fratello rottweiler che è un cucciolo enorme, ma sta attento alle minime cose, perché un attimo, ma certo, immagino, cioè non assolutamente qua non voglio entrare nel discorso del rottweiler, che poi ma no, infatti il cane può essere più buono del mondo, ma niente può farlo scattare come tutti i cani. Certo, può succedere tutto, ragazzi, di tutto. Quindi sì, ma è stato terribile. Cioè, proprio quelle morti, dici, ma il destino, cioè, perché il destino ha voluto questo per me? Cioè, è stato terribile, terribile. E niente, ragazzi, quindi vabbè, ragazzi, dopo aver parlato di queste belle cose... Io ho bisogno di riposare, che sono distrutto. Sì, distrutto, sì, adesso... Domani dobbiamo fare delle cose importantissime. Quindi se tu vuoi continuare a parlare, io vi saluto, raga, perché sono tanto sacchiamo. Così dal farmi cadere... Sì, sono sì, distrutto. Si vede che è mezz'ora che non ce la fai più. Cioè, sono più distrutto, perché oggi ho dormito 3 ore, praticamente. Ho lavorato tutto il giorno. Quindi... ci vediamo, non lo so quando, a sto punto. Domani esce un video, mi raccomando, quindi tutti connessi su YouTube all'1:30. 1:30, sì, ce l'ho qua. 1:30 e poi ci risentiamo, non so se magari non so dove saremo venerdì, forse ho una notizia per te per domani sera che ti comunicherò dopo. Forse saremo, sì, ho già visto, forse saremo a Torino per una cosa, ma sappiamo ancora. Però domani è giovedì. Questa è un'altra cosa, ragazzi, parliamo poi in altre separata sede. Volevo ringraziarvi, raga, che ci siete sempre, passate sempre mercoledì, è una bellissima serata, è fighissimo, quindi grazie, raga, per la vostra presenza costante. Vorremmo, cioè adesso dobbiamo organizzarci anche con Silvia insieme, capire cosa dobbiamo fare, perché non è che possiamo fare solo una live. No, certo, assolutamente. Quindi, io non voglio venire live solo una volta a settimana. No. E se diventa una cosa così che vedo che siete presi, possiamo, io quello che pensavo con Silvia, è di mettere addirittura doppio appuntamento crime di live. Poi ditemi voi se vi può interessare questa cosa, non fare solo il mercoledì, ma fare 2 giornate. Quindi si diventa un pochino più pesante forse per voi. Però se vi piace l'argomento, perché no? Comunque venerdì questo... Anche per Silvia che si deve preparare, quindi... Venerdì questo uscirà Loris su YouTube, che è l'ultimo caso che abbiamo trattato prima di Sanremo insieme. Quindi settimana prossima uscirà poi questo. Bellissimo. Non aspettano altro. Siete entusiasti. Che secondo me si può anche creare una sorta di... Cioè, nel senso che la sera prima sapete che ci siamo, siamo anche per la sera dopo, quindi... Magari vi siete molto più sul pezzo, perché poi succedono sempre cose, c'è quello, c'è Sanremo, c'è l'altra roba, quindi magari la gente si perde, certo, per strada. Certo, sì, la cosa bella è certo confrontarsi, come dice Brucchesi. Sì, Andre, sei in hype. Domani vedrete novità sul canale, mi raccomando. Posso farvi vedere la copertina se volete, però vabbè, tanto non si capisce niente.
Perché Silvia non è d'accordo. No, dai, questa no, che poi va su YouTube. Ah, no, è vero, no, no, è vero, hai ragione, bravo. Quindi, va bene, allora chiudiamo prima di... Niente spoiler, niente cose. Niente. Allora, Bianchetto, non so se farla settimana prossima la Concordia o tra due, devo ancora decidere. Beh, se aumenteremo le serate del crime... Beh, se aumenteremo, la settimana prossima possiamo fare anche due live. Tu come la faresti? Mercoledì, giovedì? Non so, bisogna pensarci. Io però comunque la prossima o quella dopo, la settimana, comunque questi giorni, sì. Scusate. Nella programmazione l'ho messo tra due settimane, però insomma andate a controllarlo ogni tanto che la cambio, la modifico qui su Twitch. Va bene, domani mi sveglia prestissimo. Facciamo le dita, poi ci racconterai. Andre, allora, mi raccomando, va bene. Grazie ragazzi. Grazie raga. Buonanotte. Ci sentiamo. Magari attacchiamo una live i prossimi giorni, così giusto per aggiornarci se abbiamo novità. Però per ora non è in programma nessuna live. Penso importante. Di no, perché mi sa che dobbiamo fare delle cose. Esatto. Vediamo. Quindi grazie, buonanotte raga. Grazie mille. Grazie per le sub. Ci vediamo in sti giorni. Ma prestissimo. Va bene. Cosa 15 sub, Tony?